Signore e signori, buonasera a tutti. Benvenuti ai premi internazionali Flaiano dedicati alla narrativa e all'italianistica. È sempre un grandissimo piacere, un onore essere su questo palco di questo teatro così prestigioso dedicato alla memoria di Gabriele D'Annunzio per vivere insieme a voi una serata che speriamo sarà esaltante, arricchente per tutti quanti. Il mio primo grazie va a voi tutti, davvero, vi faccio un applauso. Grazie per aver deciso di trascorrere questa serata con noi. Sarà una serata, appunto, speriamo divertente, in cui renderemo omaggio, renderemo onore a coloro che si sono distinti durante quest'anno nell'ambito della narrativa e dell'italianistica. In particolare mi piace ricordare che si tratta della 49esima edizione dei premi di narrativa e della 21esima per i premi di italianistica, che sono realizzati insieme al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. Parleremo moltissimo di libri questa sera e quindi mi piace iniziare subito con un aforisma di Ennio Flaiano che diceva: un libro sogna, il libro è l'unico oggetto inanimato che possa avere sogni. Facciamo un applauso alla memoria di Ennio Flaiano, glielo facciamo molto forte perché ci sono un sacco di ricorrenze che andremo a festeggiare quest'anno e il prossimo. Ma per farlo, per iniziare in grande questa serata, vorrei qui accanto a me il presidente dei premi internazionali Ennio Flaiano, Carla Tiboni. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. Allora, Carla, lo dicevamo, stiamo vivendo un biennio davvero importante perché ci sono delle ricorrenze che vanno festeggiate nel modo giusto. Sì, il 49esimo Flaiano coincide, come sapete, con l'anniversario della morte di Ennio Flaiano e poi il prossimo anno saremo impegnati nella 50esima edizione dei premi Flaiano. Un percorso lungo, bellissimo, esaltante, entusiasmante, grazie anche a questo bellissimo pubblico. È bello ricordare che sì, noi, come dire, festeggiamo e ricordiamo Ennio Flaiano in questa serata, nella serata di domani, ma il lavoro che viene fatto è un lavoro che dura 12 mesi, quindi grazie a te e grazie a tutta la squadra, che lavora tutto l'anno per la realizzazione di tanti eventi, manifestazioni sì. E una serie di iniziative nel ricordo di Ennio Flaiano. Siamo un contenitore di eventi, diciamo che abbiamo la fede nella cultura, ecco, quindi certo. Lavoriamo anche per questo. Ricordiamo anche naturalmente che i premi furono fondati nel 1973 grazie a Edoardo Tiboni. E un'altra cosa, sì, prego, un applauso è dovuto. C'è un'altra cosa che è doveroso e molto bello ricordare, Carla, perché i premi internazionali Flaiano per 20 anni hanno avuto l'adesione da parte della Presidenza della Repubblica, ma dall'anno scorso, confermati quest'anno, hanno ricevuto anche un altro importantissimo riconoscimento. Prego, Monica. Infatti i premi Flaiano hanno ottenuto una medaglia per particolare interesse culturale della manifestazione. Ve la facciamo vedere. Eccola. Già l'anno scorso c'era stato questo riconoscimento, però averne avuto la conferma quest'anno, perché non è il rinnovo, diciamo così, non è automatico, quindi bisogna dimostrare di aver lavorato ancora meglio per la cultura, per le attività culturali, quindi è un riconoscimento che dà gioia, che riempie di gioia tutti quelli che lavorano per i premi Flaiano. Ricordiamo che è una medaglia di formato grande, sì. Che non è un altro particolare da non dimenticare, sì. Assolutamente. Assolutamente sì, e non la posso apporre qui. A conferma dell'alto valore culturale che ha questa manifestazione. Bene. Grazie. Volevo anche ricordare ovviamente e ringraziare il dottor Pio Violante, responsabile provinciale di Poste Italiane, che ci ha permesso di ottenere questa sera proprio la medaglia qui per farvela vedere, insomma, è davvero grazie. Una bella cosa. Grazie. Grazie al presidente Carla Tiboni.
Allora, iniziamo subito la nostra serata. Vi voglio subito dire che il nostro notaio qui presente, buonasera, la dottoressa Erminia Amicarelli, sta procedendo subito con lo spoglio delle votazioni relative ai finalisti del premio Flaiano di narrativa Over 35. E vi ricordo anche che seguiremo in diretta lo spoglio delle ultime 30 schede. Allora, entriamo subitissimo nel vivo della nostra serata. La prima categoria di cui annunciamo i vincitori è la categoria della Italia. Come vi dicevo prima, nell'italianistica sono comprese una serie di opere che promuovono e diffondono la lingua e la cultura italiana all'estero. Mi piace anche ricordare che dall'anno scorso, 2021, i premi internazionali Flaiano di italianistica sono stati intitolati alla memoria di un uomo che ha fatto tanto per le popolazioni africane, in particolare per quelle della Repubblica Democratica del Congo, e cioè l'ambasciatore Luca Attanasio. Luca Attanasio, che lo ricorderete, fu ucciso in un tentativo di rapimento il 2 febbraio del 2021 insieme al carabiniere Iacovacci. Allora, voglio innanzitutto ringraziare la giuria che ha deciso le opere, che ha selezionato, ovviamente visionato e letto tutte le opere in concorso e ha stabilito i vincitori. Una giuria formata dalla presidente Isabella Camera D'Afflitto, professore onorario presso la Sapienza di Roma, Andrea Moro, professore ordinario presso la Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia, Maria Concetta Costantini, professore ordinario presso l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, e per la prima volta un delegato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e cioè Andrea Raos. Allora, per consegnare i premi internazionali Flaiano per l'italianistica Luca Attanasio, chiamerei qui sul palco insieme a me la consigliera Simona Battiloro, eccola in prima fila, che è capo dell'ufficio del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. Buonasera Simona, eccola, le porgiamo subito un microfono. Grazie, grazie mille. Buonasera Simona e benvenuta, è un piacere averla qui con noi questa sera. Grazie mille. Allora Simona, il Ministero in particolare in questi ultimi anni ha fatto un grande lavoro per la valorizzazione e la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, giusto? Sì, giusto, grazie mille. Io per prima cosa vorrei salutare e ringraziare la Presidente Carla Tiboni, i giurati e tutti i presenti a questa serata e soprattutto i vincitori naturalmente. Allora, Ennio Flaiano diceva che la linea più breve fra due punti in Italia è l'arabesco. Io cercherò veramente di utilizzare una linea retta ed essere sintetica, appunto per lasciare spazio ai vincitori a cui fin d'ora faccio le mie congratulazioni. Allora sì, la promozione, per venire alla sua domanda, la promozione della lingua italiana all'estero è una delle priorità della Farnesina e la collaborazione con i premi Flaiano è un punto di riferimento nell'ambito di questa collaborazione. D'altra parte sono più di 20 anni che i premi Flaiano rappresentano un punto cruciale nella promozione dell'italiano all'estero. La collaborazione nasce proprio dal fatto, dalla consapevolezza che il libro sia un canale privilegiato per trasmettere il patrimonio non soltanto culturale ma anche di valori e umano che l'Italia vuole rappresentare. È diciamo un modo per avvicinare alla cultura italiana un mondo che da essa è spontaneamente attratto. L'italofonia è in qualche modo un asse portante del soft power italiano. E impegnarsi per sostenere la conoscenza della lingua e della cultura italiana all'estero vuol dire andare incontro a questa spontanea capacità attrattiva che l'Italia esercita sul mondo. Allo stesso tempo significa favorire la conoscenza reciproca e il dialogo fra i popoli, che ci sembra un punto fondamentale del nostro lavoro. Non è un caso che la Farnesina abbia deciso di dare nuovo slancio alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, con l'obiettivo di accrescere e amplificare il nostro soft power e di porlo al servizio degli interessi di pace, dialogo e mutua comprensione fra i popoli. E qui mi sento di smentire Ennio Flaiano quando diceva che se i popoli si conoscessero meglio si odierebbero di più. Per fare questo è necessario sempre più aprirsi alla società civile e ai giovani
è quello che ha fatto il premio Flaiano con l'introduzione da quest'anno della sezione Under 35, è quello che vogliamo fare noi come Ministero dedicando ai giovani la nostra più importante rassegna di iniziative all'estero sulla lingua italiana che si tiene la terza settimana di ottobre. Vorrei concludere sulle consapevolezze comuni che uniscono la Farnesina e il premio: la valorizzazione della lingua e della cultura italiana nel mondo, l'attenzione ai giovani e la promozione del dialogo interculturale. Credo che la dedica a Luca, all'ambasciatore Luca Attanasio, di questo premio sia l'emblema migliore di questa sensibilità condivisa. Luca era un mio collega di concorso e lo ricordo con affetto. Voi so che quello che lui e Zaki hanno iniziato continua adesso con la sua fondazione Mamma Sofia e con il suo lavoro, e da qui le mando un abbraccio a lei e le bimbe. Grazie. Grazie. Grazie Simona. Rimanga qui con noi. Rimanga qui con noi, è stata bravissima. Bravissima. Lo dico perché aveva un po' di timore Simona, non è abituata a parlare in pubblico. È stata bravissima, vero che è stata bravissima? Sintetica, breve, grazie. Linea retta, brava, grazie, grazie davvero. Allora, entriamo subito nel vivo della nostra serata e premiamo il primo vincitore del premio per l'italianistica. Si tratta di, e mi scuso con le mie pronunce che saranno sicuramente sbagliate, Horst Bredekamp, per il suo Michelangelo. Eccolo, eccolo che sale. Horst ha studiato storia dell'arte, filosofia, archeologia e sociologia a Kiel, Monaco, Berlino e Marburgo e dal 93 è professore di storia dell'arte presso la Humboldt-Universität di Berlino. Buonasera, buonasera Horst. Allora, le passo il microfono, chiedo scusa. Benvenuto. Benvenuto, grazie. Come si pronuncia il suo nome? Mi scusi, io sono, non so il tedesco. Non è facile, Bredekamp. Bredekamp, ok, mi scusi se l'ho sì. pronunciato male. No. Allora, la sua opera Michelangelo è un volume davvero massiccio, un'opera completa in cui lei analizza tutti i settori dell'arte nei quali Michelangelo si cimentò, addirittura anche la poesia. La cosa bella del suo volume è che lei ha avuto la capacità per ciascuno di questi settori di mettere sempre a confronto e a contatto la vita e l'arte di Michelangelo, perché erano due settori che si influenzavano sempre a vicenda, giusto? Sì, giusto. La gentilissima giornalista mi ha chiesto, ma non, lei non aveva paura di scrivere un altro libro certo. su Michelangelo? No? Io ho risposto sì, avevo paura. Era un rischio comunque. E, la cosa è così che tanti ricercatori hanno studiato la vita o le opere. E una personalità quali non poteva distinguere fra le opere e la vita, in questo senso, secondo me, queste due strade no, non erano adeguate. E così ho provato di mettere insieme vita e opere, ma cominciando con le opere come vita. Ho provato di scrivere la vita delle opere quali forzandano Michelangelo di andare oltre le limiti delle committenze e della tradizione. Certo. In un certo senso lui era il vittime della forza delle sue proprie opere, e questa è la mia chiave. La sua chiave. quale non so se sono riuscito. È riuscito benissimo, e l'applauso del pubblico gliel'ha confermato. Ed è riuscito ancora di più, perché vi dico che dopo un mese dalla pubblicazione del libro è partita già la prima ristampa. Questo ci conferma che c'è anche grande interesse nei confronti della figura di Michelangelo all'estero. Allora, congratulazioni a Horst Bredekamp. Ottimo. Ok, meno male, grazie. Allora, le consegna il Pegaso d'Oro per l'italianistica Simona. Facciamo entrare Monica, grazie, che passa il Pegaso a Simona Battiloro, che le consegna il suo Pegaso d'Oro a Horst Bredekamp per Michelangelo. Congratulazioni. Mi ringrazio moltissimo per la jury e so che questo è un grande onore. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Il microfono lo tengo io. Si può riaccomodare. No, anche il Pegaso, se me lo voleva lasciare, a me non dispiaceva, ma capisco. Allora, passiamo subito al secondo premiato. Il secondo premio internazionale Flaiano di italianistica Luca Attanasio va ad Atanasia Draculi
per il libro Isaac Representation di Luigi Groto, cieco d'Andria. Atanasia è laureata in lettere classiche presso la Sapienza, in lingua e letteratura italiana presso l'Università Nazionale Capodistriaca di Atene, è studiosa di paleografia greca, linguistica ed onomastica. Eccola, buonasera, buonasera Atanasia e benvenuta. Le porgo il microfono. Buonasera. Buonasera e benvenuta. Kalispera sas. Dobbiamo dire che vengo dalla Grecia. È giusto, no? Assolutamente, assolutamente. E precisamente dall'isola di Creta. Ah, quindi, che meraviglia. Kalispera se ollus. Fantastico, grazie anche per questo saluto internazionale che ci rende ancora di più internazionali. Allora, Atanasia, sì. La cosa interessante del suo studio è che lei ha deciso di approfondire uno drammaturgo, uno scrittore che non è proprio così conosciuto, uno scrittore che ha vissuto nel Cinquecento nella zona veneziana, detto il cieco di Andria, e si è focalizzata in particolare sulla sua prima opera. Tra l'altro so che lei ha lavorato con i suoi studenti. È vero. Ci racconta com'è andata? Allora, eravamo nell'inverno del 2021, in piena espansione la pandemia Covid-19, in piena espansione la teledidattica in tutti gli Atenei greci, quindi tutti gli studenti apparivano con la camera spenta. Sì. E quindi io non potevo sapere cosa c'era dall'altra parte. Quindi ho pensato di coinvolgerli tutti quelli che volevano essere coinvolti in una tesina semestrale, ma su qualcosa di un po' più difficilotto, per dargli uno stimolo in più, quasi della lingua. Appunto. Sì. E siccome il cieco d'Adria alla sua epoca aveva un grandissimo successo, era un poeta, uno scrittore rinascimentale di tale talento che aveva influenzato tra gli altri William Shakespeare e i poeti elisabetiani, e anche il nostro grande poeta cretese Vincenzo Scornaros, il quale, ispirato da questo, dal libro che abbiamo lavorato noi, sì, ha scritto uno dei capolavori della letteratura cretese del Rinascimento, del fine del XVI, inizio del XVII secolo, I Thisia tu Avram. Entrambe le opere sono in versi e si basano sull'episodio biblico. Quella di Groto è stata l'opera che ha influenzato l'opera del nostro poeta cretese. Quindi, cercando di tradurre l'opera per favorire gli studi comparativi tra i due drammi religiosi, abbiamo scoperto che non ce n'era nemmeno una di edizioni moderne. L'ultima edizione rintracciata era quella su cui abbiamo lavorato noi, quella di Roma del 1673. E quindi ci siamo messi a tirare fuori dai cassetti l'opera di Groto. Un grande lavoro, grazie. Un grande lavoro. Abbiamo anche una testimonianza del lavoro fatto con i ragazzi, che vediamo subito in questa piccola clip. Noi, 105 studenti universitari del corso avanzato di lingua e terminologia italiana dell'Università degli Studi di Creta, esprimiamo un profondo ringraziamento a quanti ci hanno sostenuto nel nostro progetto di far vivere l'italiano di oggi. Il dramma rinascimentale Isaac di Luigi Groto tramite Premi Flaiano 2022. Beh, complimenti davvero e grazie per questo lavoro. Grazie. Allora, le facciamo consegnare sempre dalla consigliera Battiloro il Pegaso d'Oro che adesso arriva. Se posso dire un piccolo grazie. Certo, prego. A tutti i miei studenti che si sono coinvolti. Le professoresse di solito portano gli occhiali. Ci sta, giusto. E a tutti quanti che hanno contribuito perché questo lavoro potesse arrivare fin qui. Desidero inoltre esprimere la mia più profonda gratitudine alla Commissione che ha premiato la nostra edizione, giudicando che meriti il riconoscimento di un così importante e prestigioso premio internazionale quale il premio Flaiano per l'italianistica Lucio Atanasio 2022.
Infine, vorrei esprimere un profondo ringraziamento alla mia famiglia e in particolare a mio padre Giorgio, a mia madre Eleftheria, alla mia cara sorella Irene e alla mia amica di cuore Caterina, che stanno stasera qui con me, che mi hanno sempre appoggiata e sostenuta in ogni cosa che ho fatto finora. Grazie infinite a tutti voi. Congratulazioni a lei. Ευχαριστώ πολύ. Allora, congratulazioni a Atanasia Draculi, che riceve dal consigliere Battiloro il suo Pegaso d'oro per l'italianistica. Grazie. Congratulazioni. Grazie infinite. Grazie, grazie Atanasia. Grazie davvero. Allora, noi procediamo con i nostri premi, che sono anche un po' appunto un giro per l'Europa e per il mondo, perché abbiamo un terzo premio da consegnare per una scrittrice che ha realizzato un lavoro di approfondimento su un autore che è stato un poeta, un drammaturgo, uno scrittore, un critico cinematografico, un regista di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita, cioè Pierpaolo Pasolini. Premiamo Teresia Prammer per un libro di cui non proverò neanche a pronunciare il titolo perché è tutto in tedesco. Teresia vive a Berlino, ha tradotto in tedesco vari poeti italiani tra cui Montale, Zanzotto e Pasolini. Tra il 2008 e il 2010 ha curato un'antologia della poesia italiana contemporanea e sta pubblicando in Germania una raccolta antologica delle opere di Pascoli. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Grazie per essere qui. Allora, io non ho neanche letto il titolo del suo libro, me lo legge lei per favore? Nach meinem Tod zu veröffentlichen. Späte Gedichte. Cioè, capite che era impossibile per me che non parlo tedesco. Che cosa vuol dire il titolo? È un verso di Pierpaolo Pasolini da pubblicare dopo la mia morte. Ah, ok, molto interessante. Allora, il suo volume si focalizza in particolare sulle opere tarde, sulle poesie tarde di Pasolini, che lei ha tradotto in tedesco, le ha aggiunto una scheda di presentazione e di spiegazione delle stesse e un saggio finale su Pasolini. Allora, la mia curiosità è questa, perché Pasolini è un autore... non dico controverso, ma insomma discusso anche in Italia. Quindi qual è la percezione e la comprensione che si ha di Pasolini in Germania? C'è interesse nei suoi confronti? C'è moltissimo interesse ed è anche uno scrittore, un regista parecchio amato. Però mancano su... forse su molti aspetti della sua opera degli certi approfondimenti, e io mi sono dedicata appunto alla poesia, dove mi è parso importante chiudere certe lacune nella ricezione, soprattutto per quanto riguarda il Pasolini dopo il trasloco, insomma da Casarsa a Roma, cioè dagli anni romani in poi fino alla fine. E sa che Pasolini ha scritto moltissimo, certo. Per cui si tratta davvero di un corpo a corpo con un corpus vastissimo di testi, tra cui scegliere. Avrei voluto fare un libro ancora più grande, riunendo diciamo anche 3 libri di poesia interi, ma insomma ho dovuto fare un'antologia perché sarebbe stato, insomma, sarebbe esploso, diciamo. Beh, comunque grazie per il lavoro che ha fatto, che come dire, fa vincere questo premio Flaiano per l'italianistica, premio che le verrà ora consegnato dalla nostra Simona. Eccolo che arriva da parte di Monica. Allora, il premio, il terzo premio per l'italianistica è per Teresia Prammer per il suo volume su Pierpaolo Pasolini. Prego, tutto suo il Pegaso d'oro. È pesante, sì sì, in tutti i sensi. Grazie, grazie Teresia, mi riprendo il microfono. Grazie, no, volevo solo sì. Approfittare un attimo dell'occasione, certo. Per portare alla luce il lavoro anche dei miei colleghi e colleghe. Giusto. E dire appunto che questo lavoro di curatela, di critica e di mediazione culturale e soprattutto di traduzione viene molto spesso rimosso, non solo dalle occasioni ufficiali e mondane, ma anche purtroppo dalla memoria letteraria.
E, esatto, poi volevo aggiungere, perché parlando di Ennio Flaiano, che anche Flaiano ha scritto un epigramma su Pasolini in cui parla di esistenza avida e travagliata. Ecco, giusto per citare anche il vostro autore. Grazie. 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 Grazie anche per questa citazione. Grazie e buona serata. Grazie davvero. Simona. No, venga qua un attimo. Grazie. È stato bellissimo averla con noi. La facciamo accomodare per godersi il resto della serata. Grazie a Simona Battiloro, alla consigliera. Grazie davvero. Abbiamo un quarto premio di italianistica da consegnare che inaugura tra l'altro la nuova sezione, quella degli Under 35. A vincerlo è Maximiliano Manzo per El vestido di Dora, un docufilm sul viaggio delle radici. Eccolo che arriva Maximiliano, Maxi come si fa chiamare. È nato in Argentina, è musicista e operatore culturale, da sempre un legame speciale con le sue radici italiane. Tra le altre cose è consigliere della Consulta dei Molisani nel mondo e del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo. Buonasera Maxi. Ciao, benvenuto. Buonasera a te. Grazie. Allora, io sono molto curiosa di capire perché hai voluto realizzare questo docufilm e chi è la Dora? Che cos'è il vestito di Dora? Il vestito di Dora. Bene, per noi italo-discendenti l'Italia è una passione, veramente. E Dora era mia nonna. Sì. Quando io ero bambino, lei mi raccontava sempre che nel suo paese, Tornareccio, provincia di Chieti, Abruzzo... Ah! Qua sono bene, parenti pure. Giochi in casa qui, sì. Eh? Lei non aveva il vestito per andare alla messa. E che la sua mamma, la mia bisnonna, lo chiedevano in prestito alla vicina di casa. Quindi quando io ero bambino le dicevo no, poi voglio questo, voglio l'altro, e lei mi diceva voi avete tutto. E io invece no, nel dopoguerra. E da queste favole, racconti che lei mi faceva, ho deciso di scrivere, quando è iniziata la pandemia, una canzone in onore alla nonna Dora. Poi questa canzone ha cominciato a girare nella mia testa e ho voluto raccontare la mia esperienza, la mia storia con la collettività italiana all'estero, in Argentina, però anche la storia di tante persone che come me si sono ritrovati alla loro ricerca delle sue radici. Certo. Quindi ho deciso di fare un docufilm musicale che ho girato a Mar del Plata, la mia città, Buenos Aires, Abruzzo, Molise, Puglia, con un regista italo-argentino che non è presente, Mattias Long, che mi ha accompagnato in questo progetto docufilm. Una bella connection Argentina-Italia, come sì. Testimonia anche la tua spilletta che hai. Sì, questo appunto. Sempre. Ce l'hai sempre. L'Italia e l'Argentina. Fantastico. Vediamo una piccola clip sì, certo. Del tuo docufilm. Mi sermano stavano acá e io ero a estar allá. Io tenía 40 anni. Mi papá era joven y yo me tenía que separar de ellos. Mis padres estaban acá todavía y sí, claro, bueno, vos tenés la familia también. No quería aprender a hablar en castellano. No me gustaba, me quería ir. Me quedé porque venimos toda la familia y allá lo que teníamos lo vendimos. Entonces. Y allora, congratulazioni. Grazie. Maxi Manzo per il tuo premio Flaiano internazionale di italianistica Luca Attanasio. Il premio te lo consegna una persona molto speciale cui noi teniamo tanto, che è Zakia Seddichi, la moglie di Luca Attanasio, che chiamo qui sul palco insieme alle sue meravigliose figlie Sofia e poi le gemelline Lilia e Miral. Ciao. Siete uno spettacolo. Buonasera. Buonasera Zakia, buonasera. Comunque loro conoscono già la strada. Va, bravissime. Venite sì. Un po' più al centro, così vi fate vedere bene da tutti. Siete bellissime con questi abiti gialli come la mamma. Sì, un po' di speranza ci vuole. Assolutamente, sì. Grazie Zakia. Allora ti facciamo subito consegnare il premio, il Pegaso d'Oro a Maxi. Ti prendo velocemente il microfono così glielo puoi consegnare, esatto. Allora, Maxi Manzo va il premio per l'italianistica per il vestito de Dora. Brave! Tutte, tu, no, tu no! Se n'è andata! Grazie!
Bellissimo, bellissimo davvero. Grande onore, grazie. Grazie a te Maxi, grazie, complimenti. Grazie, puoi accomodarti e goderti la serata. Ciao, come stai? Ciao. Allora, lei è? Miral. Miral, quindi è una delle due gemelline. Lei è la più grande. Lei è Sofia e lei è Lilia. Eccola che torna, vieni. Allora, Zakia, è un piacere grandissimo averti di nuovo con noi questa sera. Ed è un piacere sapere appunto che il premio di Italianistica è legato al nome di Luca. Cosa rappresenta, cosa significa per te questo premio? Comunque sono molto commossa e ancora onorata perché è la seconda volta su questo palco. Il premio Flaiano è un premio molto 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 serio, anche col patroncino della Farnesina, certo, che è la seconda famiglia di Luca, è la nostra famiglia, come ricordava anche Simona Battiloro. Esatto. Un onore, perché comunque il premio Flaiano ci sorprende sempre ogni volta con l'impegno, perché quest'anno c'è l'Under 35, certo, e quindi per me sento veramente che nome del loro papà, nome di Luca Attanasio, è protetto e rispettato, perché è proprio lui, sarà orgoglioso di ricordarlo veramente il premio Flaiano. E saranno sicuramente orgogliose anche le tue bambine, assolutamente. Senti Zakia, io so che a febbraio si è costituita ufficialmente la fondazione Mamma Sofia, che sta lavorando tanto, una fondazione che è nata per promuovere valori e iniziative di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli mediante attività di interesse sociale e opere di informazione, istruzione e formazione alla cultura dell'integrazione, della legalità e della non violenza. Come stanno andando i lavori? Allora, esatto, perché il messaggio che volevo dare per un giorno di dolore al primo anniversario è la rinascita, perché purtroppo io Luca lo sento ancora presente, perché è presente in un modo un po' diverso, e il messaggio era rinascita, e per quello che è rinata la Fondazione Mamma Sofia per andare avanti, perché ricordarlo per me è fare cose concrete e ricordarlo con cose concrete. E quindi tutti i progetti in Congo sono sempre operativi, adesso stiamo ancora pensando altri progetti anche a livello qui sul territorio italiano, e speriamo di poter dare speranza e veramente essere in grado dell'impegno che abbiamo preso. Ce n'hai data tantissima di speranza questa sera con la tua presenza e con la presenza delle tue bambine. Grazie a tutta la famiglia dei Premi Flaiano. Vero, verissimo, perché è proprio una grande famiglia, hai detto bene. Grazie Zakia, è stato davvero un grandissimo piacere averti con noi. Zakia Siddiqui. Grazie, e grazie anche a Lilia, Miral e Sofia. Ciao! Se ne vanno. Allora, signori, questi ragazzi, questi intellettuali, questi scrittori hanno portato, contribuiscono a portare la lingua, la cultura italiana nel mondo. C'è un altro artista che tutti conosciamo, che tutti amiamo, che fa questo da tanti anni. È un artista che noi siamo abituati a conoscere perché ci fa tanto ridere, perché è un antidepressivo naturale, come qualcuno lo ha definito. Abbiamo imparato ad amarlo già dagli anni 70, quando faceva il cabaret, in particolare il suo debutto, lo ricordiamo, al Teatro Alberichino di Roma, poi la partecipazione alla trasmissione televisiva Non Stop di Enzo Trapani, poi è arrivato il cinema nel 1980 con Un Sacco Bello. E poi sono arrivati grandissimi capolavori, cito i più famosi, Bianco, Rosso e Verdone, Compagni di scuola, Gallo Cedrone, Viaggi di nozze, Posti in piedi in paradiso, Io, loro e Lara, sono tantissimi davvero i successi per i quali abbiamo imparato ad amarlo e continuiamo ad amarlo.
È anche uno scrittore, ha scritto due libri, il primo La casa sopra i portici, ma soprattutto La carezza della memoria, questo libro uscito l'anno scorso che ha colpito in particolare la presidenza e l'organizzazione dei premi Flaiano, che ha deciso di attribuire un premio Flaiano speciale per la narrativa a Carlo Verdone. Grazie, grazie di cuore. Carlo, buonasera, buonasera. No. Buonasera, io sono chiaramente molto molto felice, ma allo stesso tempo anche molto triste, perché volevo essere a Pescara, è un premio importante il Flaiano, e soprattutto è un premio importante quello che viene dato per un libro, non è un premio di cinema, è un premio per la mia scrittura. Quindi io non posso innanzitutto, prima di tutto, ringraziare la presidentessa Carla Tiboni e tutta la giuria che mi ha incoraggiato con questo premio. Spero di portare ancora avanti questa passione parallela con il cinema, e adesso insomma adesso ci sono dei lavori da fare cinematograficamente parlando, però sicuramente tornerò a scrivere. Allora Carlo, la prima domanda che ti voglio fare innanzitutto è come stai? Come stai? Ecco, no, io volevo dire questo. Io ieri ero ad Ascoli Piceno, quindi era un'ora da Pescara. Io mi sono operato di una. Ho fatto un intervento due settimane fa, e ieri purtroppo a Pescara ho avuto un inconveniente dovuto all'intervento, forse per il caldo, le cose. Quindi con un'emorragia in atto non dovevo ritornare a Roma e farmi immediatamente vedere dal professore che mi ha operato. Oggi abbiamo rimesso in qualche modo le cose a posto, ma non mi era possibile viaggiare, sarebbe stata una cosa, insomma, anche, non dico pericolosa, ma anche molto, molto sgradevole. Quindi adesso me ne sto un paio di giorni fermo a fare le mie cure, quindi ritornerò 3-4 giorni, ritorno in forma. Guarda, noi ti ringraziamo moltissimo. Scusarmi veramente con il pubblico, con tutta Pescara, con la presidentessa, con la giuria, con tutti voi. Io in 45 anni non ho mai mancato un appuntamento con il pubblico, mai. Questa volta è stata purtroppo veramente un colpo di sfortuna che non ci voleva. Mi dispiace veramente tanto. Noi ti ringraziamo comunque, Carlo, per aver deciso di collegarti con noi. Riprenditi presto. Posso testimoniarvi che non esiste artista più generoso, più sincero e più umano di Carlo Verdone. Quindi davvero grazie per essere qui con noi, anche da uno schermo. Ti faccio subito una domanda, perché appunto noi ti conosciamo soprattutto per la tua carriera nel mondo del cinema, della televisione, eccetera. Che cosa rappresenta però per te la scrittura? Che cos'è? È una sorta di terapia, come può essere quella di fare l'attore in qualche modo? No, per me è una sorta di fuga verso la libertà, perché vedi, il cinema è libertà. Però il cinema è sempre un compromesso tra te, il produttore, un po' pensi anche a quello che vuole il pubblico. Per quanto sei sincero e metti tutto te stesso, c'è sempre un piccolo compromesso. Nella scrittura sono totalmente libero. Nessuno dietro le spalle mi dice ma questo capitolo forse dovresti farlo finire in maniera più comica, più divertente, questo forse è un po' troppo triste. No, io qua vado avanti in piena libertà, e ho scoperto insomma che alla fine la scrittura è un esercizio continuo che praticamente nasce anche da una lettura continua. Quindi praticamente in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, ho cercato di recuperare quello che a scuola studiavo soltanto per la scuola e non per la vita. E quindi anche leggere tanti autori mi è servito, ma più che altro ho avuto anche una vita molto, molto ricca, nel senso che sono sempre stato un curioso della gente, un pedinatore di italiani, un grande osservatore, però anche con un lato della mia anima, possiamo dire anche un po' riflessivo, leggermente melanconico. Questo è anche presente nei miei film. Però La carezza della memoria, La casa sopra i portici sono due libri che praticamente sono lo specchio della mia anima.
quindi sono sinceri, sono veri. Quindi la mia risposta è: la scrittura è libertà. È libertà. Libertà. Sì. Allora, prenditi subito l'applauso che ti viene dal pubblico di Pescara, forte. Vi voglio veramente bene, perdonatemi tanto. Per me è stato veramente un colpo, perché io ho tentato anche stamattina di poter rimettermi in macchina, ma... No, non ti preoccupare. Era un po' disagevole. È giusto prendersi cura della propria salute in primis. Carlo, mi ha colpito particolarmente del tuo libro l'introduzione, diciamo così, che ho trovato particolarmente ispirata, soprattutto quando tu dici: è bello ritornare con la mente a immagini passate, è una carezza per l'anima, mi fa capire che sono un uomo che ha vissuto nello stupore continuo. È vero, assolutamente. Emozioni e stupore, questo chiaramente è lo stupore e la curiosità nasce anche un po' dall'insegnamento che ti danno i tuoi genitori, la tua famiglia. Io ho avuto una bellissima famiglia, ho avuto una bellissima infanzia, una bellissima adolescenza, ho vissuto gli anni più belli, perché io sono nato il 17 novembre del 50, io non cambierei quella data con nessuna data al mondo per essere più giovane, no, perché ho visto ancora un'Italia in bianco e nero trasformarsi poi in quella bella Italia a colori degli anni 60, poi in un'Italia piena di difficoltà, di tensioni, quella degli anni 70. Però la mia osservazione è sempre andata avanti, ho cercato sempre di raccontare il momento, il periodo, i personaggi, la gente, il linguaggio che cambiava, cambiano i gesti, cambia la moda, cambia tutto. Quindi quando ero giovane potevo così rappresentare tanti personaggi che raccontavo attraverso i loro dettagli che io riuscivo a ingrandire e li portavo sullo schermo. Adesso magari parto più da un soggetto, prima partivo dal personaggio. C'è un tempo per ogni cosa, quindi certo, va, certo. Bene così, senti, bene così. Citavi i tuoi genitori, non possiamo ricordare il papà, il professor Mario, che tante volte venne a Pescara, che addirittura ricevette un premio Flaiano alla carriera nel 2005, che partecipò a tanti convegni sulla figura di Ennio Flaiano e di Gabriele D'Annunzio, che conobbe anche Ennio Flaiano. Ecco, ti parlava mai della sua presenza a Pescara, di questi studi che faceva su questi grandi illustri pescaresi? Allora, innanzitutto Ennio Flaiano una sera è venuto anche a casa nostra, soltanto ecco, che io ero un po' giovane, quindi sapevo che era un grande scrittore, un grande personaggio, però che età avrò avuto? Avrò avuto 14 anni, quindi ancora non m'ero innamorato molto del cinema, però era molto spiritoso e sentivo che nel salotto ridevano sempre tutti. Flaiano è stato un uomo, secondo me, come tutti gli uomini dell'Adriatico, non si sa per quale motivo, che più di tutti hanno saputo raccontare e entrare nell'anima della nostra città, Roma. Se tu ci pensi bene, i grandi scrittori, tutti della parte adriatica, anche del nord-est, sono stati i più grandi, da Pasolini a Amidei, a Flaiano, nel cinema a Sonego, erano tutti di quella... Ecco, come Fellini è il grande regista che viene da Rimini, come hanno capito loro Roma, non abbiamo capito noi, anzi ci hanno loro aiutato a capirla di più. E devo dire che l'ironia di Flaiano è stata un'ironia che ci ha aperto un po' la mente su chi siamo e su chi eravamo e sui nostri vizi, che resteranno sempre gli stessi, purtroppo. Certo, certo. Ti faccio un'ultima domanda, Carlo, e poi ti lascio andare. Visto che nei tuoi libri e nei tuoi film, naturalmente, sei stato così bravo a raccontare te stesso, ma anche a raccontare noi, a raccontare gli italiani, a raccontare il genere umano, perché tu in primis sei un grandissimo osservatore. Ti chiedo, ma pensi mai a questo punto di scrivere un romanzo e non delle opere così, che hanno comunque molto di autobiografico, come anche i tuoi libri? Ma ne parlavo appunto con la Bompiani, che ringrazio, perché insomma sono già il secondo libro che mi segue, la mia casa editrice. Quindi no, io ho detto subito, se ci sarà un prossimo libro, non sarà più un libro di racconti,
di memorie, di ricordi, sarà un romanzo, cioè, e allora il gioco diventa delicato, però diventa anche una bella sfida, una sfida con me stesso. Voglio scrivere un romanzo, lo scriverò, non so quando, ma lo scriverò, e voglio farlo bene, voglio farlo bene, voglio mettere veramente tutto me stesso, voglio mettermi in gioco, ecco, con una cosa più grande di me. Vediamo se ci riesco, vediamo se ci riesco. Ci riuscirai senz'altro, come riesci in tutto quello che fai, Carlo. Grazie. Allora, il tuo premio per il momento lo ritira, la facciamo entrare, lo ritira idealmente il presidente dei Premi Internazionali Flaiano, Carla Tiboni, che ora te lo fa anche vedere. Vediamo Carla, grazie. Eccola. Ma poi, magari il prossimo anno vengo e me lo ridate un'altra volta, così lo venga, lo conserviamo. Te lo conserviamo e lo vieni a prendere personalmente, Carlo. Il prossimo anno sono 50 anni del Premio Flaiano, tu ne hai già ricevuti due di Premi Flaiano, uno per Al lupo nel 93 e uno nel 2013 con tuo fratello Luca per Alberto il Grande. Il prossimo anno ti aspettiamo per venire a prendere questo. Assolutamente sì, promesso. Ti aspettiamo. Grazie. Grazie davvero. Pescara ti saluta, Carlo. Grazie, no, sono io che saluto Pescara, vi chiedo ancora scusa, perdonatemi, però una volta in 45 anni può succedere un problema del genere. Assolutamente, assolutamente, anzi prenditi cura di te. Anche la grande scrittrice Valérie Perrin, che stimo molto, ho letto il suo libro, mi è molto piaciuto e trovo che anche lei, nonostante tutto, ha anche delle cose comiche, divertenti, che mi piacciono molto, c'è molta ironia, oltre ad altre atmosfere. Quindi un saluto e le mie congratulazioni. Grazie, grazie a te. Carlo Verdone, Premio Internazionale Flaiano speciale per la narrativa con La carezza della memoria, edito da Bompiani. È stato bello incontrare Verdone, non delude mai, vero? Ha sempre delle cose molto di cuore da dire. Abbiamo un altro Premio Internazionale speciale per la narrativa. Ce l'ha un po' anticipato Carlo Verdone. Si tratta di un artista francese che da sempre lavora nel mondo della creatività, perché ha fatto la fotografa di scena su molti film francesi, ha fatto anche la sceneggiatrice, lei è la moglie di Claude Lelouch, il regista tra l'altro di Un uomo e una donna e I miserabili del 1996, ha debuttato in letteratura nel 2015 con il suo primo libro che era Il quaderno dell'amore perduto, e poi è arrivato Cambiare l'acqua ai fiori del 2020 in Italia, il libro più letto in Italia, e poi il recente 3, uscito nell'estate del 2021. Signore e signori, Valérie Perrin. Anche Madame Perrin purtroppo non può essere qui con noi perché ha il Covid. Vediamo se riusciamo a ristabilire il contatto con lei. Buonasera signora Perrin. Vediamo se ci sente. Cioè, ringraziamo intanto la traduttrice Lucia Baldi che ci coadiuva nelle operazioni di traduzione. Bonsoir Madame Perrin. Buonasera. Comment allez-vous? Come sta? Non so. Madame, vous avez en fait vos micro ne marche pas. Il microfono è spento. Vediamo se riusciamo a farle accendere il microfono. Il y a un petit souci de micro. Signora Perrin, lo dicevamo, uno dei casi letterari degli ultimi anni. Ora mi sentite? Sì, adesso la sentiamo, perfetto. Oui, maintenant on vous entend très bien. Merci. Comment allez-vous, Madame Perrin? Come sta? Comment allez-vous, Madame? Je vais bien. Sto bene. Purtroppo non sono qui con voi. I primi due giorni sono stata molto male, ora va meglio, molto meglio. Sono sempre positiva, purtroppo. Alors que mon mari ne l'est pas. Invece mio marito no, lui. Meno male, almeno lui. Tant mieux, au moins lui. Voilà, et je suis partie toute seule. E sono partita da sola in Normandia, quindi. Mi trovo da sola in Normandia e questo mi ricorda molto. Sì, effettivamente mi ricorda i primi lockdown del 2020. Certo, certo. Bien évidemment. Allora, Madame Perrin, faccio una prima domanda, perché leggendo i suoi libri,
si capisce che la sua scrittura è molto visiva, molto cinematografica. Non è un caso che cambiare l'acqua ai fiori stia diventando una serie TV targata Palomar. Allora, quello che mi chiedo è in che modo la sua esperienza come fotografa di scena, come sceneggiatrice, abbia influenzato, in qualche modo plasmato la sua capacità di scrittura. Purtroppo non sento molto bene la traduzione. Alors oui, bien sûr. Alors en fait, ce qui frappe à la lecture de vos romans, c'est vraiment cette écriture visuelle. Alors dans quelle mesure votre expérience de photographe, de plateau, de scénariste, donc compte-t-elle dans votre métier d'auteur, d'écrivaine? Alors je pense honnêtement. Molto onestamente, penso che i miei tre romanzi siano veramente tre film. Perché io non penso ai capitoli, penso in termini di scene cinematografiche. E questo viene proprio dal mio lavoro di fotografa di scena, ma soprattutto di sceneggiatrice. L'altra è come se nella mia testa mettessi in cinema, in scena, i miei stessi personaggi. Esattamente questo. Ecco, questa è una cosa interessante. Leggendo i suoi libri, sembra quasi che lei si cali completamente dentro i suoi personaggi. È come se fosse lei stessa a vivere le emozioni, le sensazioni, le avventure dei personaggi che mette in scena. È così, si cala completamente nei suoi personaggi, come un attore farebbe al cinema. È un attore che gioca al cinema. Esattamente, è proprio questo. Esattamente, è quello che lo dico ai miei amici, i miei amici attori, esattamente quello che dico loro. Io praticamente faccio lo stesso loro lavoro. Ma sono anche sceneggiatrice e regista, sono la regista dei loro destini. Ma mi metto al posto di una persona anziana, ad esempio, une jeune fille. Oppure di una ragazza. Di fatto io incarno tutti i miei personaggi, li metto in scena. Je ressens ce qu'ils ressentent. Di fatto io sento quello che avvertono loro. Esattamente, proprio questo. Allora, un'altra domanda che le voglio fare è la seguente: nei suoi libri c'è comunque un po' di Italia. Tra l'altro, la sua nonna materna, se non sbaglio, era italiana, faceva Foppa di cognome. In Italia lei ha un successo strepitoso, testimoniato appunto dal fatto che Cambiare l'acqua ai fiori è stato il libro più venduto in Italia nel 2020. Ma pensa mai di ambientare un romanzo, un futuro romanzo, proprio qui in Italia? Situer votre prochain roman en Italie, pourquoi pas? Ah, j'adorerais. Sì, mi piacerebbe. En fait, c'est vrai que è vero. Mon grand-père paternel. Esatto. Foppa, esatto. Era originario del lago di Como, da quelle parti. Je me suis toujours sentie très proche de l'Italie. Mi sono sempre sentita molto vicina all'Italia. De par mon physique déjà. Guardatemi anche fisicamente. Sì. De par la lumière et la nourriture. E anche per il lato cibo e per la luce. Vraiment. Sì, è vero. Et en fait, je m'imagine très bien. Effettivamente. En vieille dame vivre en Italie. Mi immagino, chissà, da anziana vivere in Italia, magari in Sardegna. Et j'en parle très souvent, e spesso ne parlo e torno su questo punto molto spesso perché è un punto importante per me. J'adore le roman de Milena Agus qui s'appelle Mal de Pierre. Allora, adoro per esempio il romanzo di Milena Agus, Mal di pietre. Et je pense que si je n'avais pas lu ce roman, e penso che se non avessi letto il suo romanzo, forse non avrei scritto il mio primo romanzo. Interessante, molto. Intéressant.
Grazie. Allora, chiederei adesso di portare un microfono cortesemente al presidente di giuria, Renato Minore, perché forse anche lui ha qualche domanda da rivolgere a Madame Perrin. Ecco che arriva un microfono. Buonasera innanzitutto a Renato Minore, il presidente di giuria. Buonasera e grazie per essere qui con noi questa sera. Allora, Minore, prego. Senta, volevo chiedere una cosa a Madame Perrin. Questa fragile e quasi indistruttibile leggerezza del suo romanzo, che tutti abbiamo amato, praticamente ha emozionato, ha conquistato i lettori di tutto il mondo, con le tirature che sappiamo, durante il tempo della pandemia. Ecco, ora, la pandemia, in qualche maniera, è stato un evento così importante, così determinante, che ha in qualche maniera, come dire, aiutato a resettare il rapporto, il nostro rapporto con il mondo, il nostro principio di realtà in ognuno di noi. Siamo un po' tutti trasformati. E devo dire che questa storia, appunto, che lei ha raccontato, così leggera, così amorevole, così anche drammatica, in qualche maniera credo che sia stata in qualche maniera come lo specchio dentro cui, proprio in quei giorni che noi vivevamo, i terribili giorni della pandemia, è uno specchio in cui appunto riflettere le nostre inquietudini, quasi la nostra fragilità. Ecco, io chiedo a Madame Perrin se proprio la potenza espressiva del suo romanzo sia stata in qualche maniera, come dire, aiutata nell'essere compresa da questo momento che abbiamo vissuto, che forse è servita al romanzo stesso come uno specchio di ciò che noi vivevamo attraverso questa storia che tutti ricordiamo, perché ha una grande forza di designazione proprio espressiva. Grazie Minore. Effettivamente, sì, grazie per questa domanda, perché effettivamente è interessante capire perché questo libro sia stato così interessante per i lettori proprio durante la pandemia. Penso che per esempio la prima cosa, non abbiamo potuto salutare i nostri cari scomparsi proprio in quel periodo. E dato che non abbiamo potuto salutarli, abbiamo potuto in qualche modo salutarli proprio grazie a questo libro, attraverso il libro. E penso che questa sia la prima cosa, davvero, la cosa più importante. E poi i valori. Sono valori semplici, ma fondamentali al tempo stesso. Violette avec des amis. È la guardiana di un cimitero, circondata da amici. Elle se contente du présent. Si è contenta del presente. Il n'y a aucune, ça se dit bling bling, je sais pas comment. Come dire, non ci sono gli sfarfalli delle luci della scena, non ci sono paillettes. E penso proprio che durante il lockdown abbiamo tutti pensato di ritrovare i valori veri della vita. La natura. La plus importante au monde, c'est la nature. La cosa più importante al mondo, la natura. La terra, la planète. La terra, il pianeta. De la voler, de la piller, on s'est arrêté. Basta, dobbiamo smettere di saccheggiare la terra. Voilà. E poi avevamo bisogno di ritrovare queste radici. E poi purtroppo. Hélas, le monde d'après, je pensais qu'on. E poi il mondo che è venuto dopo, pensavamo di aver imparato quelle lezioni. Mais je pense que le Covid nous a expliqué qu'il fallait qu'on réfléchisse le monde. Allora, il Covid cosa ci ha insegnato? Che dovevamo vedere il mondo diversamente. Per finire con una nota un po' più positiva. Penso che Violette, pour tous les lecteurs et pour moi, per tutti i lettori ma anche per me stessa,
C'est notre ange gardien. C'est il nostro angelo custode. Notre sœur. Nostra sorella. Notre ami. Un amico, un'amica. Et que comme elle fédère beaucoup d'amour, on en a besoin. E dato che trasmette amore, eh beh, è proprio di amore che abbiamo bisogno. Amore e forza. Elle représente la grande force de toutes les femmes. La forza di tutte le donne. Et en même temps, dans ce roman, il y a de grands. E poi parallelamente in questo libro ci sono anche grandi uomini. Voilà pourquoi je pense que ce roman plaît au monde entier. Ecco perché penso che questo romanzo piaccia a tutti, al mondo intero. Grazie, grazie per questa risposta assolutamente esaustiva. Credo che Renato Minore forse abbia ancora una domanda. Ecco, sì, dopo la pandemia, la guerra, un presente fragile come quello attuale, e la parola salvezza è vincolata, credo, a quella di futuro. Ecco, che futuro pensa che ci attende? Qual è l'avvenir che vous envisagez pour nous, che chi nous attend? Che in questo momento? È difficile in questo momento. Avec Poutine, c'est très compliqué. È molto difficile con Putin. On a l'Afghanistan, c'est dramatique. Beh, anche in Afghanistan è drammatica la situazione. I talibani, il ritorno dei talibani. Le lois aux États-Unis, où l'avortement est à nouveau mis en discussione. Beh, anche le leggi negli Stati Uniti, dove l'aborto è messo in discussione. D'où l'importance absolue. Ecco perché è assolutamente importante dare voce agli artisti. De faire lire nos enfants. Far leggere i nostri bambini. Expliquer à nos enfants qu'il n'y a pas que les tablettes. Spiegare ai nostri bambini che non ci sono solo i tablet, dovevano anche leggere. E giusto ça, montrer aux enfants. Ebbene, effettivamente accompagnarli, far vedere loro che esistono la natura, esistono alberi, animali. C'est très important. Prenderli per mano. E questo è importante, è il futuro del resto. Vero. Vero. Oui, tout à fait vrai. Dobbiamo ricollegare i nostri bambini alla natura, alla vera natura. Grazie. Tout à fait. Merci. Grazie. Madame Perrin. Grazie Madame Perrin, premio Merci, internazionale Madame Flaiano Pia speciale per la narrativa. Anche in questo caso il premio viene ritirato simbolicamente dal presidente Carla Tiboni. Eccola. Ecco, Madame Perrin, il suo premio è qui nelle mani del presidente dei premi Flaiano. Madame Carla Tiboni, la presidente dei premi Flaiano. Beh, stasera sognavo di essere con voi a Pescara. Merci a tout le monde. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Davvero, sinceramente. Grazie a lei, Madame Perrin. Carla. Carla. Ringrazio. Sì. Ringrazio anche Sandro e Sandra e i miei editori che sono persone meravigliose. Giusto. Meravigliose, formidabile. Casa editrice E.O. A Fenomen. Grazie. Grazie a Valerie Perrin, grazie anche a Lucia Baldi, la traduttrice. Carla, non è che l'anno scorso hai ritirato il premio di Jude Law, non è che gliel'hai portato a Londra, non è che adesso vai in Francia? Parigi, aeroporto di Pescara e volo. Ah, hai capito, tutte scuse per viaggiare. Vabbè. Grazie a Carla Tiboni. Allora, noi procediamo adesso con la nostra serata, entriamo davvero nel vivo della gara. La prima categoria che andiamo a prendere in considerazione è la categoria di narrativa over 35. Ringrazio innanzitutto la giuria tecnica formata dal presidente Renato Minore, Donatella Di Pietrantonio, Raffaele Manica, Raffaello Palumbo Mosca, Fabio Bacà e Maria Rosaria Lamorgia. Grazie, grazie davvero per il lavoro che avete svolto. Vorrei fare una domanda a Donatella Di Pietrantonio, che è lì accanto a Renato Minore. Allora, buonasera innanzitutto, Donatella. Allora, 58 opere sono arrivate, sono state da voi lette, analizzate, selezionate. Volevo sapere innanzitutto se c'è una tendenza che è prevalsa in queste 58 opere, una tendenza che può essere tematica, stilistica, di qualche tipo. Ma io trovo che questi esercizi che facciamo per trovare la tendenza siano a volte anche un po'
oziosi, erano libri molto, molto diversi. Uh-huh. E poi sì, dei tratti comuni sono sempre riscontrabili. E il lavoro è stato molto difficile, penso che più del mestiere dello scrittore sia difficile quello del giurato. Chiaramente spesso le giurie sono composte anche da scrittori e da scrittrice dico che è particolarmente difficile valutare i romanzi degli altri scrittori, perché i romanzi sono grandezze non misurabili, sì, ci si può basare su dei parametri, ma è veramente difficile. E ne parlavamo anche prima con il presidente, con Maria Rosaria Lamorgia, e ci sono state anche quest'anno delle esclusioni dalle due terne, delle esclusioni molto dolorose per noi, però insomma alla fine è una scelta necessario fare una scelta. Certo, sì. Ecco appunto, come siete arrivati a questi tre finalisti che tra poco incontreremo? Siamo arrivati con le letture attente, segnalazioni da parte di ognuno di noi, alla fine insomma anche con dei voti, quindi c'è anche una matematica, no? Alla fine nei premi, però credo che siamo tutti molto... molto contenti dell'alta qualità delle terne e sono appunto romanzi diversi, accomunati sicuramente dalla qualità molto alta della scrittura, dalla densità, ecco, di queste opere. Grazie, grazie Donatella Di Pietrantonio, grazie a tutta la giuria. Allora, io vi ricordo naturalmente che l'assegnazione del premio avviene anche con il voto della giuria popolare di 100 lettori individuati dall'Associazione Culturale Ennio Flaiano. Le votazioni si sono concluse questa sera alle 20. Il nostro notaio Erminia Micarelli appunto sta procedendo con lo spoglio. Seguiremo insieme lo spoglio delle ultime 30 schede. Vi ricordo che oltre al Pegaso d'Oro il vincitore si aggiudica anche un premio in denaro del valore di 5.000 euro. Allora, andiamo subito a conoscere i nostri tre finalisti, partendo in rigoroso ordine alfabetico da Daniele Mencarelli, autore di Sempre tornare per Mondadori. Eccolo che arriva, Daniele. Io vi ricordo che il libro è ambientato nell'estate del 1991, quando Daniele, 17enne all'epoca, a un certo punto, mentre sta facendo una vacanza con gli amici, decide di tornarsene a casa a piedi, da Misano Adriatico decide di tornare a Roma e si rende conto subito di non avere né il passaporto né i soldi perché erano finiti nello zaino di uno dei suoi amici. Sarà un viaggio in cui incontrerà avventure, storie e andrà anche vicino all'incontro con la morte a un certo punto. Allora, Daniele, ti portiamo subito il microfono, perché la mia prima domanda è: anche in questo caso, come accaduto per la Perrin, la tua scrittura è molto cinematografica. Non è un caso che questo tuo libro diventerà un film, giusto, diretto da Paolo Genovese, e anche il tuo libro precedente, che era Tutto chiede salvezza, diventerà una serie diretta da Francesco Bruni. Sì. È così che scrivi? Cioè, come nasce una tua opera? Per scene? Io ho ascoltato con attenzione la Perrin. Io credo che la scrittura... il rapporto più stretto ce l'abbia col teatro. Cioè la scrittura nasce dal teatro, dal mettere in scena qualcosa, e per mettere in scena e dare azione alla scena che si è costruito bisogna vederla prima. Bisogna vederla, una grande scrittrice americana, Flannery O'Connor, in un saggio che si intitolava Nel territorio del diavolo, disse una cosa meravigliosa: il grande scrittore non è quello che intuisce i sentimenti di chi sta in prima fila, ma è quello che mette i calzari a chi sta nell'ultima. Cioè, tanto più sviluppa l'autore la messa in scena mentale che precede la scrittura, tanto più quell'accadimento che è scena, che è meccanica, tanto più avrà profondità. Il bello è che poi tutto questo accade
in quella meravigliosa realtà due dimensioni che è la lingua. E quindi poi tutto questo meccanismo va tradotto in una tensione dentro una lingua, e la cosa più bella di tutte, secondo me, è che se ne dica, nessuno sa perché uno scrittore piuttosto di un altro riesca a trasmettere tensione dentro una lingua e un altro no. E questo è il mistero del talento rispetto alla scrittura. Però ecco, per me io vengo poi dalla poesia, per me la scrittura nasce tutta dal teatro. A proposito di poesia, tu ne scrivi tante, insomma, c'è tanta poesia anche in questo tuo libro, perché comunque Daniele, ovunque si trovi, va alla ricerca della bellezza e in qualche modo impara la lezione di Vinicius de Moraes, giusto? Ce la dici tu, ce la racconti? Vinicius de Moraes, che ha avuto tanto a che fare con l'Italia, con Ungaretti, lui diceva: la vita è l'arte dell'incontro. E in realtà poi questo suo bellissimo mottetto è stato trasformato da lui stesso nella poesia e l'arte dell'incontro. Questo è il romanzo, come anche gli altri due. Questa trilogia biografica racconta di un ragazzo che scopre di non bastarsi e soprattutto scopre che da solo non può salvarsi, quindi mette in scena costantemente questa meravigliosa reciprocità che è l'incontro. Ricordiamo, l'hai citata tu, questa trilogia che è costituita appunto da questo libro Sempre Tornare, che in realtà dovrebbe essere un prequel di La Casa degli Sguardi, che poi è il prequel di Tutto chiede salvezza, giusto? Una specie di trilogia al contrario. Guerre Stellari. In realtà è stato un meccanismo, è stato quello. Mi sembra un ottimo paragone. Grazie Daniele Vencarelli, stai pure lì, rimani pure qua, in bocca al lupo naturalmente. Viva il lupo, da romanista poi. Giusto, quindi. Giustamente. Allora, passiamo al secondo candidato, che è Antonio Pascale, per La foglia di fico, storie di alberi, donne e uomini, edito da Einaudi. Un romanzo molto particolare, intanto buonasera Antonio, in cui i ricordi, le memorie dei protagonisti vengono raccontate in forma di racconti che prendono spunto da 10 piante diverse. Un romanzo pieno di sentimento, pieno di ricordo, pieno di cuore e anche di tante informazioni botaniche, il che non guasta. Allora, tu hai scelto 10 piante per in qualche modo per renderle simbolo, ciascuna di esse, di un sentimento, di una sfaccettatura dell'animo umano. Ma bastano 10 specie per racchiudere tutta la vastità dell'animo umano? Sì, anche meno. Anche meno, ok. In fondo non siamo così complicati, siamo persone molto semplici. Comunque, insomma, gli alberi, le piante sono organismi meravigliosi, vegetali, gli unici organismi vegetali che mettono in collegamento terra e cielo, no? Questo meraviglioso Tiglio che sta qui. Rambeau diceva, ecco, a proposito di poesia: non si può essere tristi a 17 anni quando i tigli della passeggiata sono in fiore. Beh, mettono in collegamento davvero terra e cielo, perché assorbono con le radici dalla terra appunto acqua e sostanze nutritive, portano tutto alla chioma, le foglie aprono gli stomi, entra l'anidride carbonica. Con l'acqua e la luce avviene questa grandissima reazione chimica, si producono amido per la pianta e ossigeno e acqua per noi. Quindi noi siamo nipoti delle stelle, non figli, come diceva il grande Alan. Alan Sorrenti. Ma siamo figli delle piante davvero, perché senza piante non potremmo esistere. Quindi siamo figli di quest'arco, questa tensione dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, e anche noi come specie umana tentiamo di fare questo, no? Cioè anche noi puntiamo i piedi per terra e guardiamo il cielo, solo che a differenza delle piante siamo individui tragicomici, cioè guardiamo il cielo, ci spaventiamo, e lo sentiamo pesante, le gambe cedono, oppure magari guardiamo il cielo e inciampiamo in una buca. I primi che hanno esaminato quest'arco umano l'hanno appunto hanno usato le piante come paragone, cioè le piante racchiudono dei simboli molto elementari, molto semplici, che però raccontano, proprio perché furono i primi a essere scritti, raccontano alcune dinamiche dell'animo umano. E sono tutti simboli ambivalenti, il ciliegio è il desiderio, perché ti fa venire voglia di vivere quando il ciliegio fiorisce, la voglia della primavera appunto,
ma è anche il simbolo del possesso. Vuoi possedere l'oggetto desiderato, quindi strappi l'ami, li distruggi. È o non è una metafora dell'amore? Ancora certo. Non siamo riusciti a togliere il possesso dalla parola amore. Chi è che ci riesce? È vero, verissimo. A femmina mia, diciamo così o no? E quindi questo vuol dire che il possesso racchiude molto dell'essenza dell'amore. Quindi siamo persone semplici. C'è un'altra domanda che in qualche modo emerge nei tuoi libri, nel tuo libro, e che tu riproponi spesso, ed è questa: il mondo è il frutto dei nostri sogni o è un incubo di cui dovremmo liberarci? Sì, prima Perrin diceva che dobbiamo smettere di sfruttare la terra. Sfruttare è un termine suggestivo, ma non è preciso, secondo me. Non sono d'accordo con lei. Già non sono quasi mai d'accordo con i francesi, che sono molto ricchi, sono sempre un po' distanti da loro. Comunque, mi sa che diciamo trovi un po' di consensi qua. Vabbè, non fa niente. L'importante è capire che questo, la storia del mondo, anche questa è facile da raccontare. È il passaggio da Pinocchio a Masterchef. Pinocchio è il grande racconto della fame. Masterchef è il racconto dell'abbondanza di cui tutti oggi godiamo. Questo è un punto essenziale da capire per vedere come fare a risolvere il problema. Nel mondo di Pinocchio la mortalità infantile era del 60%, 60%, e l'aspettativa di vita era di 35 anni. Questo era vero 10.000 anni fa ed è stato vero fino al 1900. Nel mondo di Masterchef la mortalità infantile è quasi zero, tranne in 12 paesi africani poveri, poveri, e l'aspettativa di vita è 85 anni, qua non si muore più. Tutti si specializzano in geriatria perché è un problema serio. Benissimo. Il problema è che dal nostro sogno abbiamo sognato un mondo diverso, un mondo senza tante guerre, un mondo dove i bambini non morissero più, un mondo dove le donne non morissero per parto. L'abbiamo ottenuto, e questo è il mondo di Masterchef. Siamo passati da 3 miliardi nel 1966, quando sono nato, a 8 miliardi. Perché? Perché i bambini non muoiono più. Quindi vogliamo tutti quanti vivere e vivere bene, e per forza dobbiamo mangiare. Tutti noi consumiamo, il problema è come consumare meglio, quello è il problema. Sì. Ma la natura che raccontano alcune persone, tornare alla natura, quale? Perché la natura, come la noi intendiamo, quella incontaminata, non ci contempla. Se andassimo là dentro, a parte che potrebbe ospitare massimo 5 milioni di persone e non 8 miliardi, quindi dovremmo candidarci al suicidio di massa per tornare finalmente alla natura e far contenti i francesi. E soprattutto dovremo poi, e questa è una cosa molto importante, modificare quella natura, perché quella natura ci ucciderebbe. Quindi io sono per la modifica culturale della natura. La natura è un prodotto culturale. Giusto. Ecco, è giusto, però poi succede che le persone vendono tante copie, prendono gli applausi perché dicono le cose suggestive, ma non si impegnano realmente con passione a innovare. Solo l'innovazione può cambiare il mondo, perché ci può far consumare meglio. È vero. Questo è importante, no? Grazie. Prego. Grazie. Grazie davvero Antonio Pascale, La foglia di fico, storie di alberi, donne e uomini, edito da Einaudi. Il nostro terzo finalista è Alessandro Zaccuri, autore di Poco a me stesso per Marsilio Editore, un romanzo ambientato nella Milano di metà Ottocento che vuole immaginare una vita ipotetica, esatta e mentita di Alessandro Manzoni, cioè fa finta che la madre di Alessandro Manzoni, cioè Giulia Beccaria, non si sia sposata in gioventù, viva a casa da nubile a casa del fratellastro, e qui incontri varie personalità, tra cui il barone di Cercle Fleury, sempre circondata dal suo contabile Evaristo Tirinnanzi. Allora Alessandro, la prima cosa che salta all'occhio leggendo già le prime pagine del tuo romanzo è il linguaggio con il quale è scritto, un linguaggio molto ricercato che denota un grandissimo studio dietro naturalmente dei romanzi ottocenteschi, un romanzo che vuole essere quasi una sorta di parodia del feuilleton. Allora, intanto noi sappiamo che sei un grande amante di Manzoni. Erano tanti anni che volevi fare questo romanzo? Sì, fin troppi, quindi per fortuna alla fine l'ho scritto, quindi la leggenda domestica perlomeno si è quietata. Erano più di 20 anni, perché comunque partiva da una ammirazione
per Manzoni e per l'opera di Manzoni una compassione per la sua vita, che non è stata una vita semplice, non è stato un uomo semplice lui, però insomma aveva dentro tante cose non dette, aveva dentro tanti segreti, questo tema dell'origine, che è un tema che poi si trova nei Promessi Sposi, che sono un romanzo senza padri, dove i padri non ci sono, che sono tante cose, i Promessi Sposi sono la storia di un ragazzo senza padre, che è Renzo, che cerca di diventare padre e alla fine gli riesce a quanto pare anche abbastanza bene. Quindi era tanti anni che lo volevo raccontare, è uno dei motivi per cui ci ho messo così molto tempo, e che non si poteva raccontare a mio avviso se non con questa lingua. La lingua, diceva prima Daniele, queste due dimensioni che contengono, le due dimensioni che contengono l'universo, è proprio così. Ma noi nella lingua non soltanto pensiamo, ma nella lingua amiamo, odiamo, i sentimenti prima ancora dei pensieri passano per la lingua, e se non ci sono alcune parole, cioè un personaggio del 1700 o del 1841 come nel mio libro, non solo non può parlare di autostima perché non esiste la parola, ma non vive qualcosa di paragonabile all'autostima, vive l'umiliazione, vive la vergogna, vive tante altre cose, ma non quelle. Non è proprio una parodia. Io credo che il romanzo dell'Ottocento sia una straordinaria macchina narrativa, tra l'altro continuamente saccheggiata dal cinema, dalle serie televisive, ma non come trame, ma proprio come meccanismi di racconto, ma qui dobbiamo farla per forza molto breve perché è già molto tardi. E quando ho pensato di mettere in scena appunto questa vita impossibile di un uomo che è e non è Alessandro Manzoni, perché è figlio di Giulia Beccaria, nato in quel momento eppure non riconosciuto, quindi destinato a tutt'altra vita, mi sono reso conto che c'era bisogno di dargli una lingua, che era la lingua della sua epoca, in cui potesse esprimere quello che viveva e non capiva, e c'era bisogno di regalargli un romanzo, cioè il grande romanzo d'avventura che Manzoni ha scritto in maniera molto dissimulata, che noi riconosciamo in altre letterature, quella francese per esempio, che quello l'hanno fatto bene, secondo me molto bene, Dumas, sa, son cavata insomma. Ecco, hai toccato un tema molto interessante, cioè c'è forse una mitizzazione di Alessandro Manzoni, no? Che in realtà era di fondo, come hai detto tu, un personaggio con le sue fragilità, con un suo carattere particolare che, di cui spesso non si parla, è così, si parla sempre del Manzoni grande autore, grande scrittore. Ma l'uomo lo conosciamo davvero? Ma sì, biografie ci sono, per l'amor del cielo. Certo, la cosa più impressionante è che noi abbiamo l'immagine di un Manzoni monumentale e di un'opera monumentale. Se quel monumento si mettesse in movimento, vedremmo tante piccole cose che ce lo rendono più vicino, i piccoli difetti, la balbuzia, l'agorafobia. Stasera lui sarebbe molto preoccupato perché non saprebbe come vestirsi, è caldo, è freddo, è umido, eccetera. Quindi è questa fragilità della persona, secondo me, non diminuisce, ma anzi aumenta la grandezza dello scrittore, che nel suo romanzo, nella sua opera, ha messo tutto questo. Solo che, siccome era un uomo un po' complicato, oltre che molto intelligente, laddove gli altri lo mettevano tutto assolutamente in primo piano, lui l'ha tenuto molto nascosto. Per metterlo in primo piano, noi italiani ci siamo inventati un'altra cosa, che è il melodramma, che ha molto a che vedere con anche col modo in cui ho costruito il mio libro. Vero. Grazie. Allora, grazie Daniele Mencarelli, Antonio Pascale, Alessandro Zaccuri. Possiamo procedere? Notaio Erminia, che ci aiuta a procedere allo spoglio delle ultime 30 schede. Vediamo come sta andando. Allora, per il momento abbiamo in testa Sempre tornare di Daniele Mencarelli con 28 voti, Antonio Pascale con 22, Alessandro Zaccuri con 15 voti. Possiamo procedere con lo spoglio delle ultime 30 schede, prego. Mencarelli. Zaccuri. Mencarelli, Pascale. Ovviamente queste ultime 30 schede possono confermare o ribaltare il risultato. Mencarelli. Vero, vero. Pascale, Mencarelli.
Pascale. Pascale sta recuperando, su Bencarelli. Pascale. Ecco. Zaccuri. Bene. Pascale. Mencarelli. A quanto siamo arrivati? Più o meno a metà di queste 30 schede? Ne mancheranno una quindicina, più o meno. Zaccuri. Zaccuri. Zaccuri si sta facendo piano piano avanti in classifica. Pascale. Pascale intanto continua la sua rimonta. Siamo 33, 27, 21. Mencarelli. 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 Si allarga un po' il divario, ma non è ancora detto. Mencarelli. Siamo arrivati a 37 voti per Daniele Mencarelli. Pascale. 28 ora per Antonio Pascale e 21 per Alessandro Zaccuri. Mencarelli. Pascale. Mancano ormai poche schede, vediamo. Zaccuri. Zaccuri rimonta, siamo a 22. Pascale. Zaccuri. Zaccuri arriva a 23 schede finora. Mencarelli. 39 per Daniele Mencarelli. Mencarelli. 40 ora. Sì, direi che dovremmo esserci. Mencarelli. Aspettiamo per correttezza la fine dello spoglio. Pascale. L'ultima. Pascale. Quante schede ci mancano? Ultima. Finita, chiusa. L'ultima. Chiusa. Quindi possiamo ufficialmente dire che vince il premio internazionale Flaiano di narrativa Daniele Mencarelli con Sempre Tornare. Congratulazioni. Allora io chiamo Donatella Di Pietrantonio qui sul palco per consegnare il Pegaso d'Oro a Daniele Mencarelli. Oltre al Pegaso d'Oro ci sarà appunto anche un premio monetario di 5.000 euro. Una reazione a caldo, Daniele? E io quando partecipo ai premi dico sempre dopo che sono un ottimo modo, dovrebbero essere un ottimo modo per creare sintonie e amicizie tra chi sta qui e non è sempre semplice, ma nel nostro caso spero lo sia. Con Alessandro ci conosciamo da una vita, con Antonio stasera e andrà avanti. Avete già legato, mi sembra, sì. Già questa sera. Allora vorrei un commento anche da parte di Donatella Di Pietrantonio, da parte della giuria. Siamo molto contenti che si sia creato tra i tre finalisti questo clima di cui parla Daniele e naturalmente rispettiamo sempre il volere della giuria popolare. Noi crediamo di aver fatto del nostro meglio nel selezionare tre opere molto diverse tra loro, ma diversamente di grande valore. Complimenti a Daniele. Complimenti davvero. Allora facciamo entrare, eccolo,
Il Pegaso d'Oro 2022 per la narrativa viene consegnato a Daniele Mencarelli da Donatella Di Pietrantonio. Grazie Monica. Congratulazioni. Aspettate, perché per i due altri candidati abbiamo delle targhe, ovviamente, delle targhe che ora arrivano, ma che comunque insomma sono un bel ricordo di questa competizione che mantiene comunque sempre un livello davvero molto alto. Eccole che adesso ce le porta Monica. Intanto farei un altro applauso per i nostri finalisti, tutti e tre, per il nostro vincitore, davvero. Congratulazioni. Ecco che arrivano le targhe. Esatto, per Antonio Pascale e per Alessandro Zaccuri. Congratulazioni a tutti. Grazie, grazie anche a Donatella Di Pietrantonio. Procediamo con la nostra serata. Vi informo innanzitutto che il notaio Erminia Micarelli sta procedendo ora con lo spoglio delle votazioni relative ai finalisti della narrativa Under 35, votazioni che si sono concluse anch'esse alle ore 20 di questa sera, e noi seguiremo in diretta lo spoglio delle ultime 20 schede. Prima di procedere a conoscere i finalisti della sezione Under 35, c'è un premio speciale Flaiano per la cultura che vogliamo consegnare questa sera. Un premio che va a una donna di grandissimo coraggio, di grandissima determinazione, di grandissima ispirazione, una donna che dedica la sua vita all'insegnamento presso il reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Agostino Gemelli di Roma. Solo qualche mese fa dal presidente Sergio Mattarella le è stata assegnata l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, dedicata alle cittadine e ai cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura della legalità, del diritto alla salute e dei diritti all'infanzia. Ha scritto, ha documentato la sua esperienza in un libro intitolato Ragazzi con la bandana. Il premio speciale per la cultura va a Daniela Di Fiore, che chiamiamo qui sul palco, e insieme a lei chiamiamo anche Antonio Ruggero, che è il primario del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Agostino Gemelli di Roma. Eccoli che arrivano. Procuriamo subito anche i microfoni. Buonasera, buonasera Daniela e buonasera professore. È un grandissimo piacere avervi qui con noi, davvero. Congratulazioni e grazie per il vostro operato. Ecco, vi consegniamo subito i microfoni. Allora, Daniela, innanzitutto il tuo reparto, il 10D, il reparto di... Del reparto del professore. Del professore, certo, col quale parliamo tra poco. È diventata una sorta di casa per te. Non è una scuola normale la tua, perché no. Non ci sono lavagne, non c'è registro, non c'è una classe vera e propria, il rapporto è uno a uno. Allora, che cosa hai imparato tu, mi viene da dire, da questi ragazzi? Perché immagino che questo sia il punto vero. Sì, allora io, come dico spesso, io insegno lettere, quindi italiano, latino, storia, però i ragazzi ci insegnano un po' il senso della vita, perché c'è da dire che i miei studenti studiano spesso facendo anche la chemioterapia, spesso tornando da una risonanza o da una biopsia, e studiano, e comunque si mettono lì con i loro libri, con i loro quaderni e fanno lezione. Per cui questo loro coraggio, questa loro forza di volontà, questa loro voglia di studiare per costruirsi un futuro, per progettare, ci dà proprio il senso della vita. Io dico che sono un po' la bussola che orienta. Se ci sono dei momenti in cui io, come tutti, abbiamo dei momenti particolari, certo, loro ti orientano, sono la bussola, perché tu, vedendo loro che sono così piccoli, sì, perché comunque sono ragazzi adolescenti dai 14 ai 20 anni, che studiano e non sono obbligati, perché noi apriamo un progetto che non è obbligatorio, anzi hanno voglia, hanno no? voglia di studiare, e lo fanno in questa condizione così dura, così difficile, e ovviamente loro ti danno il senso grande della vita, ispirazione. Tutta colpo, anzi tutto merito. Sì, potete continuare con l'applauso che è dovuto davvero.
È stata tutta colpa o merito del primario, che se non sbaglio nel settembre del 2011 ebbe questa idea, giusto? Andò così. No, in realtà sì, questa è una storia presente per fortuna da molti anni, quella della scuola in ospedale. Una grande risorsa, perché spesso, anzi, è un esempio di come delle cose che non piacciono in genere ai bambini quando si sta in ospedale diventa anzi un momento di normalità, un momento di legame con quella che è la vita esterna. E questo è rassicurante per i bambini, ma anche per le stesse famiglie. Certo, però mi viene da pensare, non vi viene mai voglia di mollare, nel senso che ci saranno anche dei momenti in cui le cose non vanno come uno spera, no? Come uno vorrebbe. Soffrite così allora, tanto. Io personalmente, essendo un insegnante, qualche volta ho avuto l'idea di tornarmi alla cosiddetta scuola normale, perché capita soprattutto quando, per esempio, un alunno che hai visto il venerdì, il sabato e lunedì non lo trovi più. Quindi io l'ho avuta questa, diciamo, qualche volta mi è venuto questa idea di tornare a insegnare nella cosiddetta scuola normale. Per lei è una missione invece primaria? Beh, è un mondo particolare, è un mondo difficile. Trattare insomma bambini che hanno patologie così complesse un po', diciamo, cambia anche l'ordine delle priorità, si capiscono certo. Veramente quali sono le cose importanti della vita, quindi contano. È una guerra con tante battaglie, alcune si vincono, alcune purtroppo si perdono, però lo dobbiamo a tutti questi bambini, a chi ce l'ha fatta e a chi purtroppo non ce l'ha fatta. E noi vi ringraziamo tantissimo, davvero. Grazie. Premio internazionale Flaiano speciale per la cultura a Daniela Di Fiore, che lo consegniamo tra poco, ma c'è anche una targa commemorativa per il dottor Antonio Ruggero che vi viene consegnata, eccola. Grazie. Il Pegaso per Daniela Di Fiore. Grazie. E la targa per Antonio Ruggero. Grazie, grazie davvero. Prego, certo. Sicuramente il presidente, avvocato Tibuoni, che ho disturbato spesso con i miei messaggi, e posso ringraziare i miei alunni che hanno pure partecipato alla giuria popolare. E lo sapevo che mi commuovevo. Un attimo di emozione. Sicuramente, sì, mi capita spesso. Sicuramente Nicolò, Vittoria, Alessandra, Lorenzo, Elisa, Maria Grazia, Camilla, Lorenzo, penso di averli nominati tutti. E grazie ancora. Grazie, grazie a voi davvero. Grazie. Grazie per tutto quello che fate e buona serata. I microfoni sì, li potete consegnare di qua. Grazie, grazie davvero. Allora, siamo giunti al momento dei premi Flaiano Biperbanca Under 35. Anche quest'anno sono arrivate tantissime opere che sono state lette e selezionate dalla nostra giuria tecnica. Vi ricordo che anche in questo caso c'è una giuria popolare composta da 100 lettori che hanno votato questa sera alle 20, e vi ricordo anche che oltre al Pegaso d'Oro il vincitore vincerà un premio di 2.000 euro. Prima di procedere a conoscere i nostri finalisti, vorrei da Maria Rosaria Lamorgia anche in questo caso un commento su quelle che possono essere state le tendenze di questa annata di Under 35. Sì, buonasera a tutti e a tutte. Tendenze, io non credo che ci sia una tendenza. Forse se possiamo parlare di tendenza è la qualità dei libri che sono arrivati, tutti sicuramente meritevoli. E la terna finale poi testimonia anche l'originalità, ognuno ha la sua voce, ogni autore, ogni autrice ha la sua voce e soprattutto si cimenta, si mette alla prova anche per scegliere un modo originale di presentarsi, quindi una ricerca anche sulla lingua, sullo stile. Credo che siano tre libri, ognuno diverso, ognuno che merita di essere letto. Grazie, grazie davvero, mi ha già risposto anche alla seconda domanda che le avrei fatto. Visto come sono rapida. Bravissima, grazie. Grazie davvero a Maria Rosaria Lamorgia. Allora procediamo a incontrare i nostri tre finalisti partendo da Angela Bubba con il suo libro Elsa per la casa editrice Ponte alle Grazie. Si tratta di un romanzo biografico che ripercorre le tappe principali della vita e della carriera di Elsa Morante, un libro molto interessante. Allora Angela, buonasera, ti portiamo subito un microfono, eccolo che arriva.
Allora, Angela, conosciamo bene, grazie, il tuo amore per Elsa Morante, un amore iniziato all'età di 16 anni, quando leggesti L'isola di Arturo, continuato poi con la realizzazione di tanti saggi e di libri su Elsa Morante. In questo caso hai deciso di raccontarla nella forma del romanzo. Come mai hai optato proprio per questa formula? È venuto, innanzitutto buonasera a tutti e grazie, insomma rinnovo il mio grazie alla giuria per avermi voluta qui stasera. La forma del romanzo, cioè arrivare a raccontare il Samorante in forma di scrittura creativa, in forma di romanzo, lei che è stata un romanzo vivente, perché la sua vita è stata davvero romanzesca più che romanzesca, a un certo punto è una scelta che si è imposta nella mia vita dopo averla così studiata, inseguita, più o meno volontariamente, perché poi a tante notizie, a tanti incontri, ecco, non me li sono andata a cercare, sono quasi un po' venuti loro da me, insomma, nella mia vita, ecco, dopo essermi occupata di lei a livello proprio di ricerca universitaria, eccetera, archivistica, alla fine è stato naturale arrivare a questa forma, che forse è la più coerente paradossalmente per lei e per me. Certo, ma da dove nasce questo tuo amore così forte, profondo per Elsa Morante? Perché è un modello così importante per te? Allora, come dicevi anche tu prima, l'ho iniziato a leggere Elsa Morante, lessi L'isola di Arturo e avevo su per giù l'età di Arturo, ecco, quindi anche questo è stato un segnale abbastanza importante nella mia vita. Io non so bene cosa successe davvero nella mia mente quando lessi questo romanzo, che in fin dei conti non è una trama poi, no, così, diciamo, così particolare, una storia anche quasi normale. Mi colpì davvero soprattutto questa lingua incredibile, questo stile. Io all'epoca già scrivevo, sperimentavo soprattutto, e l'incontro con quello che per me è davvero il più grande scrittore, uno dei più grandi scrittori del mondo, di tutti i tempi, non solo del Novecento, davvero me l'ha fatta scegliere. Quindi non c'è poi un margine di mistero in questo incontro, cioè perché proprio lei, perché sono legata proprio a lei. Mi sono data molte risposte e fatta molte domande, ovviamente, ma c'è un margine che io non riesco ancora a capire, ed è bello per questo, quindi lo vivo anche in forma di mistero, questo amore che mi ha portato poi a questo romanzo. Grazie Angela Buppa, autrice di Elsa. In bocca al lupo, ovviamente, anche a te. Viva il lupo sempre. Passiamo al secondo finalista, che è Andrea Despirt, con il suo libro Ogni creatura è un'isola, per la casa editrice Il Saggiatore. Ecco che sale Andrea. Si tratta di un libro che non è facile da descrivere, perché mette in scena la storia di un uomo che si trasferisce su un'isola remota sperando di trovare risposte. Buonasera Andrea. Buonasera. Alla scomparsa su queste sponde del fratello F, forse suicida. Ma non è facile da descrivere, perché a volte sembra un diario, a volte sembra una raccolta di piccole avventure, di piccole storie, a volte sono delle riflessioni, a volte sono dei pensieri. È un racconto che sembra lui stesso quasi una sorta di arcipelago, no? Più che di isola. Di certo è formato da 498 punti, una struttura strana, ma è vero che questo libro è nato perché non riuscivi a portare a termine un romanzo di oltre 500 pagine? È assolutamente vero, infatti si può definire un romanzo in frammenti, nel senso che nasce da un libro molto più lungo che io tentavo inutilmente di riuscire a finire, e nel momento in cui ho mollato la presa è venuto poi fuori il romanzo attualmente pubblicato. E la frammentazione è un po' il tentativo di uscire dalla narrazione, no? È come un'esplosione che poi però lascia i cocci, lascia le macerie intorno, e quindi è un po' il riprendere queste macerie e ricostruire, nel tentativo sempre di uscire dalla narrazione, ma fallendo, perché comunque il ritrovare tutte le macerie, i cocci lasciati in giro, poi ti porta effettivamente a seguire un filone e forse poi a ricostruire quello che magari volevi dimenticare. Dimenticare, certo, giusto. Senti, se non sbaglio, il titolo era già così dalla prima bozza, vero? Dal primissimo... No, in realtà no. È venuto dopo? È venuto dopo. E cosa vuol dire per te questo titolo? È una... intanto è una frase di una bellissima canzone di Enzo Avitabile.
E fondamentalmente diciamo si capisce leggendo il libro, perché è vero che ogni creatura è un'isola, ovvero che ogni uomo, ogni creatura ha la sua identità, la sua, diciamo, la sua isola con tutte le sue piante attorno, in maniera metaforica ovviamente, ma è anche vero che ogni creatura è un'isola finché non trova il mare, ovvero c'è uno spazio oltre magari noi stessi, che è un'apertura ancor più grande, che va oltre poi qualsiasi parola, e quindi un po' questo è il significato del titolo, ecco. Grazie Andrea De Spirit, in bocca al lupo anche a te naturalmente. Viva il lupo. Passiamo alla terza finalista, che è Viola Di Grado con il suo libro Fame Blu, edito da La Nave di Teseo. La storia è quella di una italiana solitaria che, dopo aver perso il fratello, si trasferisce a Shanghai, proprio dove il fratello avrebbe voluto aprire un ristorante. Qui insegna italiano e a un certo punto incontra una ragazza enigmatica, Xu, anche lei in fuga da un passato particolare. Buonasera, buonasera Viola, benvenuta. Grazie. Allora Viola, il tuo romanzo parla veramente della commestibilità dei sentimenti, cioè ci sono proprio delle parti in cui il mangiare assume un significato molto particolare. Sì. E hai deciso di ambientarlo a Shanghai. C'è una connessione tra questi due elementi? Allora, beh, in qualche modo la storia è nata da Shanghai, perché ha una connessione profondissima con la città, perché è una città che somiglia un po' a un inconscio, che al contrario delle città occidentali non procede secondo una logica coerente, ma è come un affastellarsi di immagini, visioni contrastanti. Ricorda un po' appunto l'inconscio, il modo in cui l'architettura dei sogni, no? E quindi somigliava molto a questa storia che probabilmente avevo ancora già in testa, ma non lo so, di due persone che si incontrano e in qualche modo cominciano a si amano con un'intensità tale, con una fame appunto tale da sentire questo bisogno di inglobare l'altro, di divorare l'altro, che non è un tema scabroso come può sembrare, perché in realtà pensarci noi apprendiamo l'amore in che modo, no? Il bambino che è allattato dalla madre, certo. Quindi in qualche modo apprendiamo l'amore divorando la madre. È vero, è verissimo. Ma la cosa particolare è che non si scopre mai veramente l'identità della protagonista, neanche il suo nome. Come mai questa scelta? Allora, questa scelta perché uno dei temi su cui lavoro di più, che mi interessano di più, è quello dell'identità. Dell'identità e del linguaggio, del modo in cui il linguaggio veicola o deforma o sposta le nostre identità, e di cosa succede a queste identità, a questi linguaggi, quando accade un sentimento, cioè di come l'amore al suo passaggio può deformare le cose. E dunque la protagonista non ha nome, perché la storia comincia nel momento in cui lei emerge da un lutto terribile del fratello gemello, e lei aveva sempre percepito la sua identità in qualche modo per mimesi attraverso l'identità del fratello. Quindi lei, cercando questa nuova vita in Cina, in qualche modo cerca anche la sua identità, che non c'è mai stata, in questo senso non ha un nome, e cerca questo nome proprio attraverso l'incontro con l'altro, con questa incognita misteriosa che è Xu. E naturalmente nell'amore questo è pura illusione, cioè cerchiamo la nostra identità tramite l'incontro, il che non è possibile, però certo. È una delle belle illusioni del sentimento, quella di trovare noi stessi nell'altro. Vero, verissimo. Grazie anche a te, Viola Di Grado, Fame Blu. Allora, siamo pronti per lo spoglio delle ultime 20 schede. Vediamo qual è la situazione iniziale, prima del conteggio finale. Allora, siamo a 36 voti per Angela Bubba, 21 per Andrea De Spirit e 10 per Viola Di Grado. Esatto. Possiamo procedere? Sì. Notaio Amicarelli.
Di grado. Di grado. Di grado. Bubba. Bubba. Di grado. Viola di grado sta riconquistando Bubba punti, mentre Angela Bubba rimane in testa con 39 schede. Bubba. Ora 40. Bubba. Bubba. Siamo a 42 per Angela Bubba, 21 per Andrea De Spirt, 14 per Viola di grado. Di grado. Che conquista un altro voto e va a 15. Bubba. Bubba. Di grado. Si delinea abbastanza nettamente di grado la classifica, mentre Viola continua a risalire. Di grado. Arrivando a 18 voti, 21 per Andrea De Spirt, 44 per Angela Bubba, 19 ora per Viola di grado. Bubba. 45 per Angela Bubba. Bubba. Quante schede mancano? Ultima. Ultima scheda. Ultima scheda. De Spirt. Andrea De Spirt. Allora, la classifica finale vede Angela Bubba con la sua Elsa 46 voti, Andrea De Spirt, Ogni creatura è un'isola 22, Viola di grado con Fame blu 19. Quindi vince il premio Flaiano Beeper della narrativa giovani Angela Bubba con Elsa. Grazie. Congratulazioni. Davvero. Grazie. Congratulazioni. Grazie. Allora, intanto ti chiedo un commento ovviamente su questa vittoria. Sono molto contenta, ringrazio di nuovo la giuria tecnica che mi ha venuto qui e chi, insomma, chi ha votato, e ringrazio anche chi ha creduto nel libro, diciamo, dietro le quinte, insomma, negli anni che hanno preceduto, insomma, la pubblicazione, quindi dai miei agenti, Monica Malatesta, la mia agente che ha per prima creduto in questa possibilità, il mio ufficio stampa e naturalmente il mio editore che ha, diciamo, che mi ha seguito in una maniera splendida, che Vincenzo Stu, direttore editoriale ed editor di Ponti alle Grazie, davvero, che mi ha lasciato tutta la libertà per raccontare una storia così particolare, ma sì, dandomi come dire, tutta la libertà di esprimerla col mio immaginario, con la mia voce. Ecco, una cosa molto delicata, a lavorare sui miti, soprattutto su un mito così recente, così particolare, controverso anche, pieno di contraddizioni come Elsa Morante, quindi non era un'operazione facile, e quindi per questo sono grata davvero a loro, a tutti coloro, insomma, che mi hanno dato questa possibilità. Ecco, davvero. Congratulazioni. Grazie. A te. Allora, per consegnarti il premio internazionale Flaiano Beeper Banca Under 35, chiamo sul palco la dottoressa Adele Datri, area manager di Pescara, direzione territoriale centro-est di Beeper Banca. Eccola che arriva, come arriva anche il Pegaso d'oro per Angela Bubba. Buonasera. Buonasera dottoressa Datri, le consegniamo subito un microfono. Scusa Andrea, te lo rubo. Grazie. Buonasera dottoressa. Prego, a lei l'onore. Buonasera. Congratulazioni. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Grazie. Dottoressa, Beeper Banca è sempre accanto ai premi Flaiano, sì, soprattutto per la letteratura, insomma, oltre che per tutti gli altri. Sì, noi sosteniamo, abbiamo l'onore di sostenere i premi internazionali Flaiano da tanti anni, ma questo premio in particolare, che abbiamo avuto l'opportunità di chiamare premio Beeper Banca, ci rende veramente orgogliosi, e di questa opportunità ringrazio la presidentessa Carla Tiboni, perché è una cosa veramente importante. Consente a voi giovani, cosa non consueta,
meta, a mio avviso, di farvi conoscere, di emergere, di poter calpestare questi red carpets che in occasioni come questa, di questo livello, non sempre è consentito. Quindi congratulazioni ai finalisti, a tutti quanti, complimenti vivissimi naturalmente ad Angela. Grazie alla dottoressa D'Atri, grazie davvero. Facciamo entrare. Io volevo aggiungere una cosa, volevo dedicare questo premio alla memoria di un grande scrittore che è scomparso di recente e che ha rappresentato una parte fondamentale nel mio percorso di scrittrice, che è Raffaele La Capria. È morto pochissimi giorni fa e lo ricordo ancora con commozione, appartiene alla generazione anche di una delle ultimissime voci, se non l'ultima del Novecento, quindi volevo appunto ricordarlo. Grazie. Un palco così importante, grazie. Grazie Angela, un bellissimo ricordo da parte tua. Facciamo entrare anche le targhe per Andrea De Spirt e Viola Di Grado. Congratulazioni anche con voi, perché comunque arrivare in finale ai premi Flaiano è sempre una grande soddisfazione. Grazie, congratulazioni a tutti, davvero. Grazie, buona serata. Grazie Monica. Allora, noi ci avviamo verso la conclusione di questa serata. C'è un premio speciale che dobbiamo assolutamente assegnare per la cultura a un uomo che ha fatto tantissimo per Pescara, in particolare per la musica jazz, perché nel 1969 fondò il Pescara Jazz Festival, un uomo sempre attivissimo che questa sera vogliamo omaggiare, Lucio Fumo. Buonasera. Buonasera e benvenuto, un onore grandissimo averla qui questa sera. Buonasera, grazie per essere qua. Allora, Lucio Fumo a Pescara è un mito vero, perché ha portato in città tutti i più grandi jazzisti del mondo. Un uomo, e non solo. Un uomo che è un purista vero, perché lei andava negli Stati Uniti a conoscerli per poi portarli qua, è così? Sì. E poi in conseguenza di questo mia figlia ha sposato il figlio di un impresario americano. Ecco, però lei come il figlio, dire? Impresario di Manhattan Transfer. Addirittura, sì. Per rimanere proprio sempre in ambito musicale. Sarà colpa mia. Colpa sua, mannaggia. Allora ricordiamo la prima edizione 18, 19, 20 luglio del 1969, la presenza di Bill Evans, niente meno. Sì, e Bill Evans... Beh, bisogna fare un attimo un passo indietro per vedere com'è nato il Festival Jazz di Pescara. Cioè in quegli anni Pescara non c'era niente, non certo. C'era teatro, non c'era musica, non c'era niente. E in quegli anni, che poi erano la metà degli anni 60, però Pescara si stava sviluppando per, come crescita demografica, come... fabbricati palazzi conosciuti e cresciuti, che erano fra i primi in Italia eravamo. Questo dimostrava però che un sacco di persone che vivevano in Abruzzo, anche fuori Abruzzo, si erano indirizzati qui verso Pescara, quindi avevano creato un'atmosfera di rinnovamento che guardava il futuro, e questo ci ha aiutato certo. Subito. Nel frattempo io ero insieme a alcuni amici, alcuni di quelli che erano costretti ad andare fuori Pescara per ascoltare dei concerti, per vedere del teatro, e noi andavamo in giro un po' per il jazz, se non che dopo qualche tempo dicemmo ma siamo un po' stufati di andare in giro, vogliamo provare a portare Pescara, certo. Cosa a Pescara. Allora provavamo con qualche piccolo concerto, dopodiché fu fondata un'associazione che aveva il compito di organizzare musica e teatro. Era la Società del Teatro della Musica, che nacque alla metà degli anni 1965-66, il cui primo presidente fu Ennio Flaiano, fra i fondatori c'era anche Edoardo Tiboni, qui e più c'erano altre persone della città importanti. E lei è riuscito a portare qua dei nomi incredibili, Duke Ellington. Allora noi, essendo riusciti a fare un colpo qui con Duke Ellington è stato il concerto, l'artista che ha fatto sì che il Festival di Pescara nascesse. Pensate un attimo, 1600 persone. Caspita. Teatro Massimo stipato,
platea, due gallerie e delle balconate. Si spegne la luce, si accende la luce sul palco, il sipario si apre e succede una cosa incredibile. L'orchestra comincia con la loro entrata immortale con la solita musica composta dal Duca. Queste 1800 persone, vi posso garantire, perché ero lì, rimasi sconvolto, l'80% si alzò in piedi di scatto, cominciarono ad applaudire e i musicisti erano così, guardavano, tant'è vero che poi abbiamo capito, poi a posteriori, perché ce l'ha raccontato uno dei musicisti, che il leader sul palco, che è il sassofonista famosissimo, quando ha visto quella cosa ha detto: "Hey man, tonight we have to play", e stasera dobbiamo suonare. Certo. Perché loro avevano capito che si trovavano in una città che non sapevano neanche come si chiamava, né dove stavamo, e che però c'era un pubblico che amava la loro musica, che voleva ascoltarli, ma non era pronto perché era la prima volta. La conclusione di questo concerto fu che dopo 5 giorni fui chiamato dal presidente dell'azienda di soggiorno, Diego De Sisto, che era uno dei fondatori della nostra nuova associazione, e mi disse: "Lucio, dobbiamo fare il Festival Jazz a Pescara". Io dissi: "Ma che sei matto?" Proprio così gli dissi: "Scusa, i soldi, non ci abbiamo neanche il posto dove farlo, il posto l'abbiamo già trovato, lo facciamo d'estate", questa fu una grande invenzione, "d'estate alle Naiadi e i soldi ci penso io, tu mettiti in movimento e cominci a trovare i musicisti per fare questo festival". Io mi misi subito in movimento e torniamo a Bill Evans, andai a Bologna a conoscere Bill Evans, mi presentai, lui molto gentilmente mi stette a sentire, poi mi diede il nome della sua agente e mi disse: "Io sono disposto a venire l'anno prossimo a luglio". Il festival partì, la RAI riprese tutto il festival in diretta grazie a Adriano Mazzoletti, e nel giro di 3 anni Pescara Jazz era diventato uno dei 3 festival più importanti d'Europa. Sì. In un'epoca in cui il jazz non era ancora un genere poi, no? Così no, frequentato, no, in Italia. No, e poi il Festival di Pescara è stato il primo festival estivo nato in Italia. Ora, per non allungarsi troppo, il successo del jazz portò sì che la Società del Teatro nell'ottobre del 67 partì con la prima stagione di prosa a Pescara, e nello stesso mese col primo concerto della stagione di concerti di Pescara. Ovviamente era un concerto jazz con Oscar Peterson, venne gente da tutta l'Italia centrale, e quindi partì la stagione di concerti della società, partì la stagione teatrale. E insomma iniziò un periodo di grande fervore culturale. Era iniziata con Edoardo De Filippo, e che poi ha proseguito con tutti, Dario Fo, Franca Rame, tutti praticamente. Beh, grazie. Sono venuti, grazie, sono venuti davvero. Grazie. Questo è il percorso che ha fatto, che compie 50 anni. 55 anni quest'anno. Caspita, beh, un bel traguardo, congratulazioni. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare il premio Flaiano e per il presidente avvocato Tiboni per avermi voluto fare questo regalo. Però lei mi disse, quando mi chiamò pochissimo tempo fa, mi disse: "Se non ci stavi tu a Pescara, tutte queste cose non ci stanno". Beh, aveva ragione. È giusto la che facciamo entrare, la facciamo entrare, Carla Tiboni, il presidente dei premi Flaiano, che le consegna il suo Pegaso d'oro. Vuole darlo a me? Eccolo! Eccolo! Grazie a Lucio Fumo, perché io sono commossa, perché è un uomo che ha dedicato veramente la sua vita alla cultura, ha portato Pescara nel mondo con il Festival Jazz, è un uomo che merita di essere ricordato sempre per questa impresa, perché è stata un'impresa culturale.
E poi perché ancora oggi lavora nella Società del Teatro e della Musica. Ricordiamo, il primo presidente della Società del Teatro e della Musica è stato Ennio Flaiano, e quindi è un uomo che cui Pescara deve tanto, tanta gratitudine. Io sono onorata di averla premiata, e soprattutto che lei conserverà tra le sue cose più care in tutti, nella libreria, tra i tanti libri che ha, il Pegaso d'Oro. Grazie. Grazie a Lucio Fumo, congratulazioni. Grazie Carla. Allora signori, tra poco vi lasciamo la visione di un marziano di nome Ennio, diretto da Davide Cavuti, che chiamo subito qui sul palco per fare una brevissima introduzione al film, al quale poi vi lasciamo. Buonasera Davide, eccolo qua, c'è qui il tuo microfono, benvenuto. Congratulazioni per questo Buonasera tuo film. Tutti. Allora, brevemente, Grazie. Adesso lo vedrete. È un film in cui ci sono un sacco di testimonianze di personaggi che hanno conosciuto Ennio Flaiano, e c'è anche la recitazione di alcuni attori che ti permette di inserire molti degli aforismi di Flaiano e di ricostruire un po' la sua vita. È stato un lavoro difficile? È stato un lavoro difficile, ma bellissimo, mi ha arricchito tanto, è un motivo di orgoglio e un privilegio aver potuto concludere la mia trilogia su Ennio Flaiano. Sono partito con un concerto Flaiano in musica, voluto dal dottor Edoardo Tibboni. Io sono un musicista e compositore in primis. Poi lo spettacolo teatrale del 2021 con Lino Guanciale, Non svegliate lo spettatore, è questo, che è un vero e proprio documento che diciamo è diretto soprattutto al mondo dei giovani, per cercare di avvicinarli sempre di più alle opere di Ennio Flaiano. Spero di poter contribuire a questa operazione. Il nostro intento di chi fa operazioni culturali, certo, è quello di coinvolgere quello che è il pubblico del futuro e i professionisti del futuro. Senza la figura di Flaiano non avremmo, non si può prescindere dallo studio di Flaiano se uno voglia intraprendere questa professione. È vero, verissimo. Allora, so che ti vuole ringraziare il presidente Carla Tibboni, che ora arriverà, sì, perché ti vuole dire due parole da quello che insomma mi aveva detto prima. Ora eccola che arriva, ecco. Buonasera Carla. Buonasera di nuovo. Eccoci. Introdesco. Buonasera Davide, grazie per quest'opera che abbiamo visto a Pescara, ed era importante che Flaiano entrasse, diciamo, anche la sua storia entrasse attraverso un film nelle persone, perché non, Flaiano non poteva essere soltanto letto, aveva bisogno di qualcuno che lo raccontasse cinematograficamente. Io credo che tu lo abbia fatto molto, molto bene, hai avuto molti riconoscimenti. Questa sera però anche il Flaiano vorrebbe darti un riconoscimento. Grazie. E Pegaso per il soggetto, la sceneggiatura e la regia. Grazie. Congratulazioni. Grazie di cuore, me l'aspettavo questo. Vorremmo anche premiare Matteo Veleno, ah, per la che fotografia. Il mio direttore della fotografia, certo, lo volevo ringraziare, come tanti altri collaboratori che sono qui in platea. È stato prezioso nell'operazione della fotografia. Grazie, veramente inaspettato. Sì, è una sorpresa che ti ringrazio. Volevamo tanto che rimanesse tale, non grazie, abbiamo detto grazie, nulla. Carla, grazie. Ora arriva anche Matteo che sta correndo sul palco. È importante, eccolo, che direttamente dalla buca dove stava lavorando. Dove sei, Matteo? Vieni con me. Eccolo. Grazie. Sei senza voce. Lui parla poco di solito, adesso è pure senza voce, quindi. Beh, questo lo condividiamo ovviamente con Massimo D'Apporto, che è stato Flaiano, adesso lo vedrete, chi vorrà, e con tutti gli altri protagonisti del cast, Michele Placido, che è Vittorio De Sica, Lino Guanciale, Pino Amendola, ce ne sono tantissimi, e poi i contributi li vorrei ricordare di Masolino D'Amico, Enrico Vanzina, certo, Giuliano Montaldo, Paola Gasman. E ci sono poi tre omaggi che ho voluto fare nel mio film: uno a Giorgio Albertazzi, con cui ho avuto l'onore di suonare proprio su questo palcoscenico, invitato dal dottor Lucio Fumo tanti anni fa; l'altra è Monica Vitti, e poi c'è il dottor Edoardo Tibboni, che è stato un grandissimo personaggio del mondo della cultura, non lo dico, lo sai che lo penso veramente, e lo portiamo tutti quanti nel nostro cuore. Grazie di cuore. Grazie a Davide grazie, Cavuti, grazie a Matteo Veleno. Arrivederci.